Se volete mettere il dato al telefono, piccole cose, Sì, insomma. no, Sì. sono le 9:26. Come si collega dopo Monaco? Lo sappia? Perché lo lascio che ce la vedo pure. A saperlo. Federico, ma siamo online. Buongiorno, tra qualche minuto cominceremo la nostra iniziativa. Un attimo di pazienza, siamo già online, quindi intanto saluto tutti quanti si stanno collegando, tutti quanti sono già collegati con me da qualche minuto. Sei in diretta, ma non ti sento. Sì, ripeto, Perfetto. che sono le 9:30, l'iniziativa, diciamo, da calendario, come previsto dal locandina, dovrebbe partire adesso. Aspettiamo altri 2 o 3 minuti e poi partiamo.
Buongiorno a tutti, di nuovo, grazie a chi si sta collegando, chi si è collegato, grazie a tutti i nostri ospiti. Cominciamo la nostra, iniziativa Banche, Territori e Nuove Marginalità. Questo è un tema, quello dell'abbandono di aree interne, di territori periferici. Da parte dei presidi finanziari e da parte delle banche è un tema che come FISAC Toscana trattiamo con interventi politici e iniziative comunicative da tanti anni, ma è un tema nazionale, non sfugge in tutto il territorio nazionale questo fenomeno dell'abbandono. In atto c'è un processo di concentrazione bancaria, una forte contrazione del presidio finanziario la presenza degli sportelli in tutto il territorio, soprattutto in quei territori che rimangono marginali e periferici, che sono considerate appunto le cosiddette aree interne, i territori montani. La Toscana ne è molto ricca di questi territori e dalla parte delle banche non esiste un piano industriale che non contenga anche un piano di chiusura sportelli. E questo è un fenomeno ed è qualcosa che riscontriamo davvero da tanti anni e che negli ultimi anni conosce una vera e propria accelerazione. Quindi una forte contrazione di presenza sul territorio, un impoverimento delle infrastrutture economiche, finanziarie che servono e sono vitali per l'economia del paese, per l'economia dei territori, per il rilancio che in questo momento più che mai di cui appunto abbiamo un grave bisogno. Questo determina nuove marginalità, nuove disuguaglianze e anche nuove segregazioni. Non voglio anticipare quello che verrà analizzato e quello di cui appunto dibattiamo oggi con i nostri ospiti, però questo è il dato più allarmante, la cosa che più ci preoccupa, sia per quanto riguarda noi come sindacato di bancari, sindacato del settore del credito, che rappresentiamo i lavoratori del settore, ma anche come sindacato confederale che appunto rappresenta l'interesse collettivo del paese. Quindi questo è proprio un tema che interseca i due interessi in maniera davvero, davvero perfetta. Vi illustro rapidamente come si articolerà la giornata di oggi. Introdurrà i lavori Daniele Periconi, il segretario generale della FISAC CGIL della Toscana. Poi ci sarà la presentazione del lavoro di ricerca svolto in collaborazione con FISAC Toscana, IRES Toscana e con l'Istituto Studi Ricerca e Formazione della FISAC nazionale. Introduce Gianfranco Francese questo lavoro di ricerca, il presidente dell'IRES Toscana, e presenterà e illustrerà il lavoro Roberto Enrico. Seguiranno poi gli interventi di chi il fenomeno della chiusura degli sportelli, dell'abbandono delle aree interne lo vive e può dare una testimonianza diretta e anche appunto ha organizzato nel tempo numerose iniziative su questo tema negli anni. Luca D'Onofrio, presidente della Federconsumatori Toscana, Maria Agueci, segretaria generale della FISAC CGIL di Arezzo, Andrea Monti, segretario nazionale del coordinamento Banco BPM, Lara Giovani, RSA della BCC di Castagneto Carducci, Federico Di Marcello, segretario nazionale del coordinamento di Banca Monte dei Paschi. Questa è la prima parte della nostra giornata. Successivamente, invece, si svolgerà una tavola rotonda, appunto, a partire da quello che verrà presentato, da quello che sarà la ricerca svolta, ma anche le testimonianze che verranno presentate, quindi le testimonianze proprio di persone che vivono questo fenomeno sul campo ogni giorno. Da questo la tavola rotonda affronterà il fenomeno con ospiti autorevoli. Franca Alacevic, già docente ordinaria di Sociologia dei processi economici e del lavoro dell'Università di Firenze,
Francesco Monaco della Fondazione IFE, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, istituita da ANCI, ed ex coordinatore del Comitato Tecnico delle Aree Interne presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Maurizio Brotini della segreteria della CGIL Toscana e Susi Esposito della segreteria FISA-CGIL nazionale. La tavola rotonda sarà coordinata, sarà moderata da Raffaele Palumbo, giornalista di Controradio. Bene, questo è come è articolata la nostra iniziativa, la nostra giornata. Io passerei immediatamente la parola a Daniele Quiriconi, segretario generale della FISAC CGIL Toscana, per introdurre questi lavori. Sì, buongiorno a tutti, grazie ai nostri ospiti. Cristina raccontava un po' dell'impegno che da qualche tempo stiamo cercando di sviluppare su questo tema, a partire certamente dai problemi connessi alle concentrazioni degli gruppi bancari e dai problemi che inevitabilmente produce sui lavoratori dipendenti occupati in questi gruppi che sono soggetti a processi di mobilità inediti, ma proprio in coerenza con il ruolo che un'organizzazione di categoria confederale, quindi di soggetto generale di rappresentanza, ha sempre assunto, ci preoccupiamo di ciò che sta accadendo nei territori. Ora, siamo consapevoli del fatto, come dimostrano anni di scontri ai tavoli aziendali, che ci sono dei processi che per certi versi sono ineludibili ed è difficile comprenderli. D'altra parte, le indicazioni dei regolatori nazionali, sovranazionali, le banche centrali, i governi sono per il favorire, sono schiacciati sul favorire, diciamo, processi di concentrazione. Anche nel nostro paese la discussione pubblica verte sul fatto se tra qualche anno saremo in presenza di due o tre grandi player e poi una serie di banche medio piccole intorno. Non voglio entrare nelle discussioni che sono all'ordine del giorno anche sui giornali di oggi, Monte dei Paschi, Unicredit e quant'altro, perché tutti conosciamo qual è il livello della discussione. Quindi siamo consapevoli del fatto che se questi processi vanno avanti, questi problemi si amplificheranno e non vogliamo neanche assumere la posizione donchisciottesca che dice no a questi processi che sono per certi versi inarrestabili. Tuttavia pensiamo che alcune riflessioni devono essere sviluppate perché i processi di riorganizzazione producono un cambiamento anche della forza lavoro, no? Cioè meno impiegati, meno cassieri, le assunzioni che si fanno sono in prevalenza addetti ai call center o sviluppatori di software per effetto dell'investimento sulla digitalizzazione. Tuttavia, noi riteniamo che i tagli lineari che si sono determinati in questi anni non possono essere affrontati esclusivamente in una logica di algoritmo. Se la direzione di un'azienda mi dice che è antieconomico tenere aperta una filiale di 2 o 3 dipendenti, prescindendo da quello che è il contesto nel quale questa attività è ubicata, noi pensiamo che ci sia un problema. In Toscana abbiamo perso in 5 anni circa 600 sportelli e non credo che la soluzione possa essere quella perseguita, per esempio, da Banca Intesa con l'istituzione della Banca dei Tabaccai, dove una serie di tabacchini, diciamo, possono garantire non solo i prelievi sostitutivi del bancomat, ma una serie di operazioni banali, gli F24, bollettini, eccetera, perché tanto è un servizio parziale che non sostituisce quello della banca. Ma poi se qualcuno si prende la briga di fare da una semplice app di banca la verifica su dov'è il tabaccaio più vicino nel centro, in un centro dell'area metropolitana, si renderà conto che ha tante opportunità. Se vai sulla montagna pistoiese, per parlare di zone che ben conosco, diciamo, anche l'accesso a questo servizio sostitutivo si rivela abbastanza un'impresa. Ci sono diverse decine di comuni toscani ormai che non hanno più uno sportello bancario, che non hanno più nemmeno un bancomat, nelle isole, ma soprattutto nella montagna. Non c'è stata nessuna iniziativa di carattere pubblico o politico. L'ultima ricordo
la campagna di raccolte firme dello SPI CGIL a Campiglia Marittima, le petizioni del sindaco, che abbia prodotto alcun risultato in termini di valutazione differente da parte delle governance di questi gruppi bancari. E naturalmente in quest'ultimo esempio si parla di un'area che non è propriamente disagiata come alcune delle aree su cui faremo degli esempi più tardi, diciamo. Devo dire anche che quando si raffronta la situazione dell'Italia, un rapporto, per esempio, agenzie, numero di abitanti, anche qui bisognerebbe fare una riflessione, cioè tanto in Italia abbiamo un rapporto agenzie numero di abitanti che sta a 1 a 2500, in Francia è 1 a 1900, in Germania più o meno è equivalente a noi, ma forse la idrografia, diciamo, la morfologia territoriale della Germania con l'Italia, basta solo pensare alla presenza delle montagne, è un po' diversa. E anche la riduzione lineare che in questi anni c'è stato in Italia e in Toscana è un po' diversa se calcolata in termini territoriali, cioè un conto è chiudere un'agenzia nel centro di Firenze, un conto è chiuderla a Rio dell'Elba. Insomma, queste questioni pongono problemi che accentuano le diseguaglianze e le segregazioni sociali, oltre che economiche, dal nostro punto di vista. Quindi in qualche modo bisognerebbe portare la discussione fuori da un tavolo settoriale o di categoria, perché proprio riteniamo che le banche abbiano un ruolo, una funzione sociale, al pari di altri servizi che stanno abbandonando queste aree fragili, no? Basta pensare ai servizi postali, ai trasporti su gomma che sono ridotti ai minimi termini e sui quali su questi problemi non si può semplicemente rispondere con l'accesso digitale. In primo luogo perché soprattutto le realtà montane sono abitate da una popolazione mediamente molto in avanti con l'età. In secondo luogo perché parlare di banda larga o in qualche caso persino di telefonia mobile è un paradosso. Ieri la Regione Toscana denunciava come ci siano ancora 50 comuni nella nostra regione privi di segnale di telefonia mobile, quindi tutta la buona volontà e con tutta l'educazione finanziaria del caso non si capisce com'è. Un abitante in questi centri potrebbe svolgere attività bancaria attraverso le app o attraverso appunto il digitale. Noi pensiamo che nelle sei linee sul PNRR, una delle quali è proprio indirizzata alla digitalizzazione, si possono fare cose importanti e pensiamo che anche la Regione Toscana debba lavorare su questi elementi. L'IRPET qualche giorno fa, 4 giorni fa, in un suo rapporto raccontava i processi di ridislocazione abitativa nella nostra regione, segnalava come insieme al processo di abbandono dei centri urbani, un fenomeno che va avanti da almeno un quindicennio in verità, ci sia un fenomeno di ripopolazione non solo delle periferie o dei comuni vicini all'area metropolitana fiorentina, ma anche di trasferimento verso realtà disagiate o più marginali. E si accenna anche il fatto che la pandemia ha prodotto un cambiamento dell'attività e del lavoro. Anche noi, anche in un settore come quello bancario e assicurativo, siamo consapevoli, qui adesso non è il momento di fare una valutazione, dare giudizi di valore sul lavoro da remoto, lo smart working, perché anche qui stiamo facendo ricerche sul campo per valutare anche il rapporto sentimentale dei lavoratori con questa esperienza. Ma anche qui, ammesso e non concesso che in alcuni settori, in modo particolare, lo smart working si accentui, è un po' difficile lavorare da remoto da comuni nei quali non c'è neanche il segnale, non voglio dire la fibra, ma non c'è proprio segnale. Ecco, questi temi, proprio perché siamo la Toscana, non siamo un'area a ritardato sviluppo, vanno affrontati, vanno superati e vedo che ci sono comuni che mettono in piedi anche incentivi molto importanti per chi va a abitare appunto in questi borghi in gran parte abbandonati, però il tema a me pare che sia a monte. Ires, Gianfranco Francese, Roberto Enrico faranno considerazioni anche su quelle che sono le ricadute sui sistemi economici locali, che sono assolutamente evidenti, con l'allontanamento dal territorio
delle banche, anche delle banche più importanti. Dubito, sentiremo poi anche l'intervento di una nostra delegata, che come qualcuno sostiene le banche di credito cooperativo possono assumere il ruolo sussidiario, sostitutivo di grandi gruppi che abbandonano il territorio, proprio perché anche lì sono in atto processi di riorganizzazione e di concentrazione. Quando prima dicevo, ho evidenziato il rapporto addetti filiali Italia e Francia, non lo facevo a caso, non solo per i numeri, ma perché la Francia è impegnata in una campagna di shopping del sistema bancario italiano da qualche anno e sta continuando, per la verità non solo bancario, che qui ci sarebbe una riflessione generale da svolgere rispetto alla difesa dei nostri modelli anche industriali, dei nostri campioni industriali. Quindi non mi pare che ci si raffronti, diciamo, con una realtà debole o in assoluto ripiegamento dal punto di vista della forza attrattiva o la capacità di acquisizione di nuovi soggetti economici da parte di questo paese, con tutti i problemi che la Francia ha. Quindi, chiudendo rapidamente, non vogliamo fare battaglie contro mulini a vento, nello stesso tempo però non vogliamo passivamente assistere a processi che allontanano da diritti fondamentali, anche costituzionali, parti importanti del nostro paese, perché i cittadini toscani che abitano nelle cosiddette aree interne sono molti. Non sono una fetta marginale, sono moltissimi, e quindi dai temi dei servizi generali, postali, dei trasporti, delle banche, gli ATM, la rete wifi, l'educazione finanziaria agli anziani, su cui anche Banca Italia insiste molto, non solo verso gli anziani. L'educazione finanziaria va fatta per tutti in questo paese, e anche un'educazione digitale, che questa sì invece va fatta in modo particolare a categorie più in difficoltà nel patroneggiare questi strumenti. Secondo noi è una questione che non è di una categoria o di un pezzo, non è dell'ANCI, delle ex comunità montane, oggi ANCI, non è dei sindaci delle aree interne, non è del sindacato delle poste, del sindacato delle banche e delle assicurazioni, come in questo caso, ma è una questione politica centrale per tutto il paese. Anche come categoria nazionale, come CGIL nazionale, questo tema è molto presente, è stato rilanciato recentemente all'interno di un manifesto per la finanza sostenibile, per la buona finanza, che abbiamo recentemente licenziato. Ecco, noi vorremmo cogliere tutte le occasioni possibili per mettere al centro questo tema, che alla fine io credo che sia un tema di democrazia. Grazie. Grazie Daniele. Io passo immediatamente la parola al presidente dell'IRES Toscana Gianfranco Francese, proprio questa introduzione che ha messo sul tavolo, insomma, le tematiche in discussione oggi, e passo la parola al presidente dell'IRES per introdurre invece la ricerca che è stata portata avanti, che è stata realizzata appunto sulle ricadute che questo fenomeno ha sul territorio. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi ricollego all'introduzione che faceva Daniele, innanzitutto per dire che quando la FISA Toscana ci ha rivolto la domanda di ricerca su questo tema della chiusura degli sportelli del credito nelle aree interne, noi ci siamo posti alcune domande a partire dal fatto che è apparso immediatamente chiaro che questo era un tema che non poteva avere una connotazione strettamente legata o esclusivamente legata ai processi di riorganizzazione del credito, quindi diciamo anche a un'attività negoziale, contrattuale della categoria direttamente interessata, ma che era una questione che aveva immediate ripercussioni anche dal punto di vista sociale ed economico in senso lato, in senso più generale, soprattutto da un punto di vista che è ovviamente fondamentale per un'organizzazione sindacale come la CGIL, che noi come IRES abbiamo indagato e indaghiamo diciamo, in modo continuativo con i nostri rapporti sulla situazione congiunturale, che rappresenta un elemento decisivo strategico rispetto anche allo sviluppo della nostra regione, partendo dal fatto che, come veniva da ultimo
detto da Daniele Grigoni, la Toscana è una regione fortemente caratterizzata da una quantità di comuni che sono insediati in aree cosiddette interne, con un numero significativo che poi verrà precisato anche da Roberto Enrico, che comunque oscilla in termini di popolazione da circa 500.000 persone a un milione di persone, e con un coinvolgimento in termini amministrativi di un numero che varia tra i 118 delle aree ultraperiferiche a circa a 200 comuni su 278 complessivi della Toscana. Cioè vuol dire che la Toscana è perfettamente coerente con la composizione, diciamo, morfologica e amministrativa dell'Italia, che è un paese fortemente caratterizzato da aree interne. Consideriamo che secondo i dati dell'Agenzia per la coesione territoriale, l'Italia è composta in termini all'interno di 3/5 del territorio nazionale ed oltre 4.000 comuni interessati. Quindi vuol dire che se è vero come è vero che, come dice l'OCSE, l'Italia è un paese tra quelli industrializzati con le maggiori disparità tra aree territoriali, e quando si parla di aree territoriali si parla di regioni dal punto di vista amministrativo, si parla di aree intese in senso lato tra sud e nord, si parla anche però di divari che riguardano le aree metropolitane rispetto ai centri medi e rispetto anche alle zone cosiddette rurali, che c'è da dire dal punto di vista anche della produttività, secondo quanto specifica anche la Commissione europea, in modo inaspettato, forse, e anche per certi versi paradossale rispetto anche alle politiche che vengono messe in atto a sostegno delle aree interne, le aree interne mostrano un grado generale di produttività superiore a oltre metà delle città. Quindi questo significa che colmare questo divario è effettivamente uno degli elementi strategici fondamentali che fanno parte di quella iniziativa che a partire più o meno dal 2012, con l'iniziativa del ministro allora Barca, ha determinato nel nostro paese la strategia nazionale sulle aree interne, che si sostanzia attraverso la sottoscrizione di accordi di programma quadro che vedono, per quanto riguarda la Toscana, tre territori interessati, che sono quelli che riguardano l'area della Carfagnana, l'area della Val di Sieve e del Val d'Arno, che hanno già sottoscritto questi due accordi quadro, e l'area del Mugello, che invece ha un accordo in via di sottoscrizione. Da questo punto di vista, dobbiamo dire che l'attenzione che è data anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'attenzione, a nostro avviso, diciamo, non coerente con le potenzialità che invece le aree interne potrebbero esprimere, soprattutto se ricollocate in un processo di attivazione e di sviluppo locale, che è uno dei punti fondamentali anche non solo del tessuto produttivo toscano, che rappresenta, diciamo, storicamente quella terza Italia insieme all'Emilia Romagna, in modo particolare l'Italia dei distretti industriali, l'Italia di Becattini, di Brusco, cioè di modelli di sviluppo industriale che hanno costruito intorno allo sviluppo locale e anche al rafforzamento delle filiere anche modelli di coesione sociale e territoriale. Ma le risorse stanziate avuto nella fase, diciamo, di stesura dal primo documento al secondo documento, quello ultimo, un dimezzamento, ammontando ora a circa 830 milioni le somme stanziate
direttamente per interventi a favore della strategia nazionale delle aree interne rispetto a un primo stanziamento che ammontava a oltre 1.780 milioni. Cioè vuol dire che non c'è piena consapevolezza probabilmente o non c'è adeguata fiducia nella possibilità di investire per rivitalizzare questo tessuto economico, sociale, produttivo che è sparso, diciamo, lungo la nostra penisola, che oltretutto ha anche una conformazione morfologica, orogeografica, che renderebbe invece, appunto, consiglierebbe una particolare attenzione, che del resto è emersa anche in tutta la vicenda pandemica, come veniva brevemente introdotto prima di me, rispetto alla necessità di dotare anche queste aree più periferiche di una appunto, dotazione e infrastrutturazione materiale e immateriale che consenta non solo di svolgere la propria attività lavorativa all'interno di queste aree senza dover sovraccaricare il peso nel rapporto tra aree periferiche, aree urbane e aree metropolitane, ma che possa anche consentire di vivere all'interno dei propri comuni, dei propri territori, con pari diritti, sia in termini di diritti fondamentali sociali, come il diritto alla sanità, il diritto all'istruzione, anche diritti di cittadinanza in senso più lato, in senso più generale, determinate anche dall'accesso, alla possibilità anche di poter lavorare da remoto o, come è accaduto anche in questo anno, di dover studiare da remoto, con tutta una serie di problemi che certo non sono, a nostro avviso, degni di una società civile, democratica ed emancipata, quale noi vorremmo che fosse il nostro paese, e quale noi vorremmo che fosse, ovviamente, a maggior ragione, operando, vivendo in Toscana, la nostra regione. È chiaro che questo diventa un modo di leggere anche la chiusura degli sportelli del credito che tende a inserire questo fenomeno, questo processo in atto, parallelamente a situazioni che si sono vissute anche nel recente passato rispetto, ad esempio, anche alla chiusura degli sportelli degli uffici postali, cioè di tutti quei punti che all'interno delle comunità rappresentano comunque dei luoghi di incontro, di coesione, di servizio fondamentali e che soprattutto se guardiamo alle fasce più svantaggiate dal punto di vista generazionale o sociale, rappresentano l'apertura di problemi non banali anche nella gestione della quotidianità. Quindi noi abbiamo voluto, e questo sarà il contenuto della nostra ricerca che mettiamo a disposizione stamattina e su cui, insieme alla FISAC, abbiamo deciso di produrre poi ulteriori livelli di approfondimento, un primo momento di ricerca e di confronto con le persone autorevoli che poi animeranno la tavola rotonda, perché pensiamo che diciamo anche quello che può apparire banalmente un processo, banalmente che poi non è banale, diciamo, dal punto di vista delle persone che subiscono questi processi di riorganizzazione dal punto di vista degli sportelli creditizi, è un processo che invece rischia di incidere pesantemente, molto pesantemente, dal punto di vista sociale, senza contare, senza valutare anche un altro aspetto, che ovviamente in queste aree dal punto di vista produttivo ed economico insiste tanta parte anche dell'attività artigianale del nostro tessuto economico. E chiaramente distanziare, come poi si vedrà molto bene nelle slide di presentazione di Roberto Enrico, distanziare i luoghi anche di decisione in termini di erogazione del credito, quindi diciamo di impiego a favore delle attività produttive dai territori in cui l'attività produttiva stessa si svolge, rappresenta uno svantaggio competitivo non banale in una fase economica
era già prima della vicenda pandemica caratterizzata da quella che abbiamo definito, diciamo, una fase di stagnazione secolare, da cui stavamo gradualmente con molta fatica uscendo, e quindi tutti quegli elementi che in questo modo, in questo contesto, allentano gli elementi di tenuta sociale, economica e produttiva, secondo noi vanno nella direzione sbagliata. Ma su questo ovviamente poi questa ricerca rappresenta un primo punto di approdo che vuole essere però anche un punto, diciamo, di ulteriore partenza per ulteriori approfondimenti. Grazie. Grazie mille Gianfranco. Io passerei invece immediatamente la parola a Roberto Enrico, che ha svolto la ricerca, l'autore della ricerca con il Res Toscana, e lui fa parte anche dell'Istituto Studi Ricerca e Formazione della FISAC nazionale. Quindi io passo la parola e la strumentazione tecnica a Roberto Enrico. Per motivi di pandemia siamo costretti in una stanza molto ampia, ma a condividere in tre i mezzi tecnici. Quindi sposto la telecamera in favore di Roberto. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'attenzione. Scusate se non vi guardo nel video, ma intanto devo condividere schermo. Sì, il problema è che se non si leva questa. No, no, se fai capire, quindi è già aperto. Ah, è già aperto, Sì, ok. dovrebbe essere. Vediamo. Ah, ok, Eccolo qua. grande. Questo come si leva? Si vede. Ok. Va bene. Allora, dicevamo, grazie a Cristina, grazie a Daniele e Gianfranco per le introduzioni. Il lavoro che proviamo a presentare oggi è un lavoro frutto, diciamo, della collaborazione fra il Res Toscana e ISRF Lab, che sono i due istituti di ricerca con i quali collaboro da un po' di tempo. Abbiamo provato ad analizzare quello che è un po' l'andamento della presenza territoriale delle banche nel territorio regionale della Toscana negli ultimi anni, provando a portare avanti una sorta di riflessione che si inserisce all'interno del contesto del dibattito sulle aree interne e che punta in un certo qual modo a sostenere l'iniziativa politica della FISAC CGIL Toscana, che è un'iniziativa che va avanti in realtà da un po' di tempo, da qualche anno, e che è volta a contrastare l'abbandono da parte del sistema creditizio di interi comuni e soprattutto delle fasce più periferiche del territorio regionale. Iniziando, diciamo, a fare subito una riflessione sull'andamento delle chiusure degli sportelli, sostanzialmente negli ultimi 5 anni, quindi dati 2015-2020, vediamo che a livello regionale la Toscana si situa leggermente al di sotto del dato italiano. E chiaramente vedete lì c'è il rapporto abitanti sportelli con la cartina dell'Italia. Quel colore più chiaro delle regioni del sud Italia sta a segnalare qualcosa, ovvero che la desertificazione bancaria nelle regioni meridionali è già in stato avanzato. Quel colore giallo, dal nostro punto di vista, rischia di risalire, probabilmente risalirà verso il centro e verso anche quindi la regione toscana, in assenza di politiche volte, diciamo, a gestire in maniera differente questa evoluzione. Dal punto di vista invece di un confronto macro a livello europeo fra Italia, Germania e Francia, vediamo come, lo citava già Daniele, quindi non mi soffermo più di tanto, in Italia e Germania, diciamo, nel quadriennio 15-19 si sono chiuse più o meno lo stesso numero di sportelli in percentuale. La Francia ha attuato una politica differente, secondo me è un punto dirimente, perché l'Italia orograficamente ha un territorio molto più complesso di quello francese. La Francia però ha un territorio molto più vasto, quindi fatta, diciamo, la somma e la tara fra questi due punti, possiamo dire che ci dovrebbero essere delle similitudini fra Italia e Francia, ma come vedete c'è una differenza fra i due paesi enorme. Peraltro il rapporto in Francia sportello abitante è sotto i 2000, cioè c'è uno sportello ogni
ogni 2000 abitanti in Italia siamo qua a ogni 2450, con questo trend già a fine anno potremmo essere quasi intorno a uno ogni 2500. Una riflessione che prende spunto anche, diciamo, da un po' di dibattito accademico, con la premessa che il dibattito accademico sui temi del credito e della presenza territoriale è alquanto complesso, alle volte anche un po' caotico, a dire il vero. Possiamo, diciamo, prendere spunto da quattro elementi che, secondo il nostro punto di vista, sono qualcosa in più, sono importanti, forse anche qualcosa in più che importanti, ovvero che la chiusura degli sportelli porta delle conseguenze sul tessuto economico locale in termini di distanza cognitiva che aumenta, in termini di credito che diminuisce per le piccole imprese, in termini di un aumento del rischio marginalità e anche in termini di minore bancabilità generale delle piccole imprese. Iniziamo da definire la distanza cognitiva, facciamo un passo indietro e parliamo di distanza funzionale, perché in ambito, diciamo, Svimez, quindi, diciamo, della discussione sul Mezzogiorno d'Italia, il ruolo del credito nel Mezzogiorno d'Italia, una serie di studi fatti soprattutto a cavallo della chiusura dell'assorbimento del Banco di Napoli da parte del San Paolo, poi confluito in Intesa San Paolo, che è stato, diciamo, un processo, per chi non l'ha vissuto, devastante dal punto di vista sia della dislocazione territoriale, sia dal punto di vista anche purtroppo dei dipendenti, che sono diminuiti, ad esempio, nelle province di Napoli e Bari in una maniera incredibile. Si è sviluppato questo concetto di distanza funzionale, ovvero di una distanza, econo della distanza economica che separa i centri, la testa delle banche da un territorio. Questi studi hanno dimostrato che l'aumento della distanza funzionale è associata ad una maggiore probabilità di razionamento del credito e anche ad una minore possibilità di prelievo. Questi effetti sono particolarmente negativi ed evidenti per le piccole imprese e per le imprese che sono situate nelle province meno sviluppate. Quindi, dal punto di vista macro, c'è questo tema, che è un tema ancora oggi sul tavolo nazionale. Ma è chiaro che a questo tema se ne collega un altro, cioè, andando per analogia, possiamo andare a parlare di distanza cognitiva, che può valere anche nel caso delle aree interne dei territori marginali. Cognitiva che significa? Una distanza in termini di conoscenza di un mercato locale. Se io abbandono un mercato locale, certe dinamiche me le vedo, banalmente non ce le ho più nel database, perché quella filiale sparisce, perdo dei clienti che magari vanno online, vanno alle poste. Dopodiché, comprendere l'evoluzione di quel micromercato per me diventa sempre più difficile. Dato che è un mercato piccolo, se io non lo comprendo e mi costa comprenderlo, piano piano lo abbandono, molto banalmente. Quindi, quando parliamo di distanza cognitiva, parliamo di un fenomeno che porta tendenzialmente all'abbandono dei territori un po' più marginali per assenza di co conoscenza, di comprensione delle dinamiche del territorio. Secondo punto importante è la relazione fra la densità degli sportelli e credito alle piccole imprese. Vedete nel grafico sull'asse delle ascisse c'è la variazione degli sportelli fra 2015 e 2019. Sull'asse delle ordinate la variazione del credito alle piccole imprese, database Banca d'Italia, quindi le piccole imprese sono definite come quelle con meno di 20 addetti, fino a 19 addetti. 2015-2019, non ho preso il 2020 perché chiaramente gli effetti del decreto liquidità avrebbero completamente sballato tutto. Vedete anche graficamente dalla linea tratteggiata sussiste una relazione che è abbastanza evidente, ma chi, come anche il sottoscritto, lavora, diciamo, in una banca, sa che questa cosa corrisponde al vero. Nel momento in cui la densità degli sportelli in territorio diminuisce, il credito per le piccole imprese diminuisce in maniera non proporzionale, men che proporzionale, ma è una cosa, diciamo, che chi lavora in banca lo sa, non c'è, diciamo, non c'è tanto da discutere su questo punto, effettivamente. E evidentemente questa cosa porta con sé ad un'altra conseguenza che appunto, si inserisce all'interno di quello che è stato un dibattito che ora forse si è risolto, anche se in economia, mai dire mai, è una delle scienze sociali, se non la scienza sociale più rissosa al suo interno nell'economia. La relazione tra densità degli sportelli e piccole imprese. Che succede? Il dibattito, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, c'è stato un dibattito molto forte fra chi leggeva, diciamo, la domanda del credito come derivante dalla crescita, quindi è la crescita economica che porta a un incremento della domanda, e chi
sosteneva che il credito fosse un fattore causale, o meglio, forse co-causale, ovvero che anche l'offerta creditizia, un certo tipo di offerta, un certo tipo di specializzazione anche bancaria in determinati segmenti e territori poteva influenzare la crescita. Diciamo che questa contrapposizione, come dire, si è, ripeto, apparentemente almeno risolta in favore del riconoscimento di un legame che è almeno bidirezionale. Quindi è vero chiaramente che la crescita fa aumentare la domanda di credito, ma è anche vero che l'offerta creditizia, un certo tipo di offerta creditizia in particolare, influenza la crescita. È chiaro che questa cosa determina che nei mercati locali più marginali, dove le economie di scala sono più difficilmente raggiungibili, per parlare, diciamo, in termini che piacciono tanto ai manager delle nostre aziende, la chiusura di sportelli impatta sul costo del credito, impatta perché diminuisce la concorrenza, sulla qualità del credito offerto e in certo modo anche sulla professionalità e anche sui volumi. Questa riflessione è stata confermata da uno studio molto bello fatto da Banca d'Italia, quindi diciamo non da un'associazione sovversiva, sugli effetti di 500 chiusure in Italia fra 2010 e 2014. Emergono due punti che a me hanno colpito molto, onestamente. Il primo è che la cessazione di una filiale innalza, tra l'altro in modo significativo, anche se è temporalmente limitato a 3-5 anni, il tasso delle chiusure delle relazioni con la clientela del mondo delle imprese, in particolare, aggiungo io, con quelle delle piccole imprese. La cosa che mi ha colpito di più però è un'altra, che la chiusura di una filiale determina dall'altro lato una riduzione del costo del finanziamento per le imprese di maggiori dimensioni. Che succede? Questa cosa porta indirettamente a chiusura dei rapporti con le imprese più piccole, un aumento, una diminuzione del costo del credito per le imprese più grandi, sostanzialmente aumenta lo spread creditizio fra piccole e grandi imprese, che è un effetto forse non voluto, ma che è un effetto del quale la politica si dovrebbe un attimo interessare, perché, come dire, è foriero di una spinta verso una concentrazione anche all'interno dei territori, verso un numero di aziende sempre minori e più grandi. Non è sempre detto che le aziende più grandi sono quelle che portano più occupazione. In realtà, diciamo, molti studi degli ultimi anni dimostrano che la cosa è un po' più complessa e che talvolta l'arrivo di aziende molto grandi provocano una perdita netta. Quindi è una riflessione che lascio lì, ma che dovrebbe, come dire, interessarci tutti. Andando velocemente, diciamo, a parlare di aree interne, il tempo è poco, quindi vado davvero veloce. Vedete che sono comuni italiani caratterizzati da limitata accessibilità ai servizi essenziali, che hanno, diciamo, caratteristiche evidenti di spopolamento, rischio di abbandono, una crescita economica scarsa. In realtà, per le aree interne della Toscana, la crescita economica scarsa è relativa, è un po' meno, diciamo, rispetto ad altre aree del paese. E come diceva Gianfranco, riguarda oltre il 60% del territorio. E circa la metà della popolazione. In Toscana, inizialmente, come vedete dalla slide, sono state individuate 200 comuni su 287 che sono aree interne, quindi una percentuale maggiore rispetto alla media italiana, e con una popolazione che supera il milione di abitanti, anche qui una percentuale superiore a quella italiana. Poi c'è stata una successiva scrematura fatta sia a livello nazionale dall'agenzia, poi magari il dottor Monaco sarà più preciso su questo punto, sia dalla regione, che ha portato, diciamo, all'individuazione di 118 comuni che sono aree interne periferiche, 445.000 abitanti, e ancora uno step successivo con l'individuazione di 26 comuni delle tre aree che citava già il direttore francese, che sono le prime aree del progetto pilota selezionate, sono tre le aree. Per questa prima fase della strategia delle aree interne. E qui c'è una mappa, vedete, praticamente tutto il territorio dell'Appennino e in basso anche parte, diciamo, della zona intorno al Monte Amiata, ad essere, diciamo, l'area interna periferica per antonomasia. La composizione demografica toscana è simile a quella italiana, anzi è un po' peggiore. Come vedete, gli over 65, quindi le persone, diciamo, mature, superano la popolazione 0-16, quindi i bambini e gli adolescenti in età scolare, in maniera considerevole, quindi indicatore, diciamo, di un futuro spopolamento del territorio abbastanza efficace questo. Segnalo però che nelle aree interne non c'è il deserto economico, perché alle volte c'è questa banalizzazione: aree interne, uguale, poverini, mamma mia, cerchiamo di fare qualcosa. Non è così. In realtà, come vedete, anche nelle aree interne c'è un tessuto economico vivo e presente. Il problema è essenzialmente politico, di scarsa attenzione e
probabilmente l'incrocio fra pandemia, occasione che viene diciamo offerta da ripensare il rapporto con i territori, grazie al Recovery Fund, agli effetti diciamo di lungo periodo della pandemia e il varo della strategia nazionale delle aree interne, che è una delle migliori cose portate a casa negli ultimi anni, diciamo, dal punto di vista della politica di gestione del territorio in questo paese, sono due punti su quali probabilmente dovremo fare una riflessione per supportare gli sforzi di questi territori. Vado avanti, vi risparmio i numeri sul Digital Divide, che immaginate bene, arrivo a conclusioni. Abbiamo fatto uno studio su un dataset di 111 comuni toscani su 200 delle aree interne. Questi 111 sono praticamente quasi tutti, 109 sono aree interne periferiche, quindi sono per l'appunto quel pezzo più periferico di area interna. Come vedete, gli effetti delle chiusure nei 5 anni c'è una percentuale simile a quella della media Italia e chiaramente però superiore a quella della regione tutta. C'è anche una densità superiore, densità di sportelli superiore alla media Italia, inferiore a quella toscana. In 5 anni sono stati chiusi 69 sportelli in questi 111 comuni e in tutta la Toscana 21 comuni sono privi di sportelli, erano 16 nel 2015. Vado a concludere davvero con due riflessioni conclusive. È chiaro che sembrerebbe che insomma, le cose dal punto di vista degli sportelli in Toscana apparentemente non vadano poi così male. In realtà ci sono una serie di elementi che ci fanno preoccupare e non poco. In primo luogo dobbiamo ragionare di un punto cruciale. Il punto cruciale è che in Toscana sussiste ancora un ecosistema di banche locali, e parlo delle BCC, ce ne sono 16 in Toscana, 308 sportelli, con una quota di mercato sugli impieghi pari a circa l'11 e sui depositi pari a circa il 13% a fine 2020, e in 6 comuni della Toscana, e forse saranno già aumentati perché c'è stata qualche chiusura, forse, di cui forse parlerà Monti più in là, al momento in 6 comuni della Toscana la BCC è l'unica banca presente, quindi c'è un sistema di banche locali forte. Io concordo con Daniele chiaramente nel dire che le BCC da solo non bastano e non possono reggere l'urto di chiusure molto forti che possiamo purtroppo prevedere all'orizzonte nel prossimo biennio. Chiaramente un altro elemento che ha retto sul territorio è la presenza, diciamo, di una banca di dimensioni nazionali, senza fare nomi, dico solo che è il mio datore di lavoro, con forte radicamento nella regione, ha comportato una vicinanza funzionale e cognitiva maggiore rispetto a questi territori. È evidente che le chiusure, come diceva Daniele, non sono tutte uguali. Una chiusura in centro a Firenze la assorbi molto più facilmente di una chiusura sulla montagna pistoiese. L'orografia e la geografia contano e contano tanto, e quindi forse a mo' non so se di provocazione o di suggerimento anche per la tavola rotonda successiva. Io personalmente e noi come istituto, sia IRES che SRF Lab, crediamo che in una successiva ridefinizione di strategia nazionale delle aree interne ci possa e ci debba essere un ruolo per ciò che riguarda la presenza degli sportelli sul territorio. Ci piacerebbe, diciamo, iniziare a ragionare di inserire anche la presenza di uno sportello in un territorio come un parametro per valutare la marginalità o meno, e questa cosa sarebbe per noi molto importante anche da un punto di vista politico-sindacale, perché ci darebbe un po' più di forza nella battaglia che chiaramente nei prossimi 3 anni, con tutte le fusioni che ci saranno, non sfugge al sottoscritto come non sfugge a nessuno dei quadri sindacali della FISAC-CGIL, che le fusioni porteranno a una diminuzione del numero di sportelli. Ne conosciamo, diciamo, la ratio. Io poi personalmente quella razza onestamente non riesco a condividerla fino in fondo per una serie di motivi, però è evidente che bisognerà trovare un compromesso, almeno dal nostro punto di vista. Questo compromesso può essere solo che nessun territorio viene abbandonato. Cioè, io non vedo un altro compromesso di dire passate al digitale perché tanto con le app vi facciamo l'instant credit via telefonino, perché non funziona così in molti territori, anche per ragioni di digital divide, ma non funziona così perché la professionalità di una persona fisica che sta lì e cerca, diciamo, di darti
un consiglio, di darti una consulenza ben fatta non potrà mai essere sostituita da un algoritmo. Sarò passatista, ma io la vedo così. Grazie a tutte e a tutti e buon proseguo. Scusi. Devo solo togliere le slide. Ecco fatto. Scusate, gli inconvenienti tecnici. Grazie mille Roberto Enrico. Una presentazione davvero chiara. A questo punto abbiamo davvero tutti gli elementi per fare le nostre riflessioni, abbiamo definito che cosa sono le aree interne, siamo venuti a conoscenza, è ovviamente provocatorio, però siamo venuti a conoscenza del fatto che ci abitano tantissime persone, che sono aree economicamente vive, non abbandonate, e che quindi necessitano di una infrastruttura non solo digitale, perché siamo molto indietro anche lì, non solo infrastruttura fisica, ma anche un'infrastruttura economica che sostenga ancora di più il tessuto economico lì presente, appunto, che lo rilanci. In questo senso abbiamo visto anche che ci sono degli impatti forti sull'offerta di credito, che vengono da questo fenomeno di contrazione della presenza, diciamo conseguenze sulla concorrenza, sulla diminuzione della concorrenza dell'offerta e quindi anche della qualità dell'offerta stessa. E di questo vogliamo parlare con il presidente di Federconsumatori, che ci dà il punto di vista, appunto, della sua organizzazione, di chi va a rappresentare il Federconsumatori, Luca D'Onofrio. Io chiedo soltanto, da qui in avanti facciamo appunto questi interventi, come ho detto prima, di chi il fenomeno lo vive, lo può testimoniare direttamente. Chiedo se è possibile di stare nei 10 minuti di intervento ciascuno. Luca, prego, apri il microfono e ti lascio la parola. Bene, buongiorno a tutte e tutti. Io ringrazio la FISAC per l'invito e anche IRES, perché stamattina ci ha posto l'evidenza di un argomento che sta producendo di fatto le cosiddette nuove marginalità. Questo lo dico per aggiungere qualche riflessione al dibattito, per il fatto che se una cosa, la pandemia, che purtroppo ancora è chiusa, ci ha insegnato, e che forse in condizioni normali dovremmo ragionare molto di più alla prossimità di alcuni servizi rispetto al territorio, rispetto al cittadino. E proprio la prossimità dei servizi bancari e finanziari si è alterata e generatrice la mancata prossimità di nuove marginalità e di diseguaglianze. Questo lo dico perché il rapporto personale tra il cittadino e la sua filiale o banca di fiducia non è un rapporto che noi possiamo ridurre unicamente a, come dire, un rapporto puramente economico, ma è un rapporto fiduciario per il fatto che il cittadino affida a quella filiale i suoi risparmi, i suoi affari economici a volte, e quindi c'è un rapporto di assoluta fiducia tra quei soggetti. Questo la ricerca IRES lo ha evidenziato molto bene. Allora la domanda è: possiamo ridurre un rapporto così fondamentale attraverso un'app, cioè attraverso un servizio puramente tecnologico? Beh, la risposta è che la tecnologia dovremmo ragionare forse su come governarla, non su come subirla, anche perché i dati descritti da IRES ci hanno dimostrato cioè il fatto come anche la Toscana, in alcune zone
ha una totale assenza di infrastruttura immateriale, che significa poi un impatto, come dire, di esclusione da parte di alcune categorie di cittadini, non solo i pensionati, la popolazione più anziana, ma anche molti giovani. Non diamo per scontato il fatto che in Toscana, in questo anno e mezzo di pandemia, tutti hanno potuto lavorare da casa o studiare da casa in completa velocità di connessione, o meglio, non tutti hanno potuto farlo anche per le difficoltà economiche dovute all'adeguamento degli strumenti informatici. Non dimentichiamo un dato importante, che in quest'anno e mezzo si sono generati due effetti. Il primo, un aumento a due cifre percentuali del costo del materiale informatico; dall'altro, l'atteggiamento di alcune grosse aziende che limitavano le scorte in magazzino volutamente e alcuni applicativi per fargli evitare i costi del mercato. Quindi c'è anche questo aspetto della medaglia. La ricerca d'Ives, però, mi solletica un argomento che noi stiamo in qualche modo indagando in questo periodo. È vero che la desertificazione dei servizi bancari incide inevitabilmente sull'economia, intesa anche come lavoratore della banca, ma ha un'incidenza economica ulteriore. Quanto costa al cittadino la desertificazione del servizio bancario? Perché dico questo? Perché noi stiamo facendo un'indagine sul nuovo meccanismo che tra poco andrà a pieno regime di pagamento nei confronti dei tributi della pubblica amministrazione, che è il meccanismo del PagoPA, meccanismo online che consente a tutti i cittadini di poter interfacciarsi economicamente con la pubblica amministrazione, e stiamo riscontrando come il meccanismo del PagoPA in alcuni casi ha costi notevolmente maggiori rispetto al fatto che se quell'operazione il cittadino la potesse fare tramite il suo sportello bancario o postale. Ecco che questa desertificazione di fatto si traduce anche con un aumento dei costi per il cittadino. E poi c'è il tema che in ultimo richiamava Roberto Ires. Qual è il costo della riduzione della concorrenza rispetto all'offerta del credito per il cittadino? Beh, l'Ires ci diceva che il rischio è anche quello di aumentare notevolmente i costi del credito, di ridurli o di ridurre la prospettiva di credito per alcuni settori, tra cui le PMI. E anche in questo caso vediamo come l'impatto economico della desertificazione del servizio bancario di fatto incide economicamente anche sul cittadino. Il dato poi che dava Daniele Quericoni del numero di sportelli di fatto chiusi nell'ultimo periodo è un dato impressionante. Qual è la riflessione che a mio avviso dovremmo fare? Tutti sappiamo, ce lo diciamo tutti i giorni, che siamo di fronte al più grosso intervento economico degli ultimi decenni, probabilmente l'unico successivo al piano Marshall, che l'Italia deve saper sfruttare bene queste risorse economiche, progettarle in un certo modo, le regioni dovranno fare la loro parte. Forse il tema di cui stiamo discutendo stamattina è uno dei temi che dovrebbe essere centrale anche nel regionale di risorse PNR. Questo perché Daniele Rosani abbiamo abbozzato una discussione. Noi come associazione abbiamo purtroppo toccato con mano il periodo, diciamo, più crudo della pandemia, che è iniziato al marzo con il blocco totale, le esplosioni della cassa integrazione, quando iniziarono a emergere i primi protocolli o i rifinanziamenti del fondo per la sospensione dei mutui ipotecari, gli accordi con le società di credito per la sospensione dei contratti di credito al consumo. In quell'occasione constatammo proprio l'assoluta difficoltà per il cittadino che si trovava in quella situazione,
ad entrare in contatto, come dire, naturale, fiduciario con la propria filiale della banca. E quindi ecco, è un problema che in quel contesto abbiamo oggettivamente vissuto in prima persona. Quindi credo che su questo tema dovremmo un po' tutti, anche l'associazione che rappresento, sollecitare anche l'istituzione regionale a fare in modo che sia uno dei punti principali, senza, come chiariva Daniele, fare lotte contro i mulini al vento. Alcuni processi, come dire, non sono processi che possiamo impedire, ma che possiamo però assolutamente governare. C'è un tema, lo dicevo prima, che ho posto a Daniele, sul quale probabilmente nel prossimo periodo lavoreremo. Ci stiamo ponendo questa domanda, che è una domanda poi assolutamente connessa al tema desertificazione servizi bancari, aumento dei costi per il cittadino, aumento del costo del credito relativo alla alterazione della concorrenza in questo settore. E il tema che lancio anche come riflessione è questo. Siamo ormai a un anno e mezzo di pandemia. Al di là del dato che pubblicano alcuni istituti, tra cui Banca Italia o altre istituzioni, forse non abbiamo la completa percezione di quale sia il reale fenomeno di indebitamento della popolazione toscana. Questo lo dico perché recentemente ho dato un'occhiata all'unico rapporto della regione toscana sul fenomeno dell'indebitamento e del sovraindebitamento, il quale mostrava come, seppur c'è una legge, come dire, sul sovraindebitamento, in Toscana tutti gli organismi che si occupano di questo settore hanno avuto difficoltà ad attrarre problematiche di questo tipo. Cioè c'è tutta una fetta della popolazione, probabilmente, che vive condizioni di indebitamento eccessive per una serie di ragioni, ma che non emerge. Non emerge nella crudezza di cosa vuol dire quell'eccessivo indebitamento per quel nucleo familiare. Quindi io credo che, come dire, è un tema che evidentemente è connesso anche all'erogazione del servizio bancario. Se ho un problema di economico che non mi consente di onorare quel contratto come previsto, ma non ho più la filiale della mia banca nel quartiere dove abito, diamo per scontato che tutti possano o sappiano, come dire, rapportarsi con quel servizio attraverso le app o attraverso sistemi assolutamente tecnologici? Ecco, forse, come dire, un'indagine ulteriore che dovremmo fare è proprio questa: quanto incide questo fenomeno sull'aumento dell'indebitamento delle famiglie? Ecco, quindi queste sono le riflessioni che volevo portare alla vostra attenzione. Vi ringrazio ancora per l'invito e ringrazio Ives perché il tema, ripeto, è un tema assolutamente attuale. Quella ricerca probabilmente dovrebbe andare in mondovisione, perché avere, diciamo, la contezza di quei dati e del fatto che dietro a ogni numero c'è poi una famiglia, c'è una persona, dovrebbe essere ben chiaro soprattutto alle istituzioni. Quindi su questo, in accordo anche col sindacato e con la FISAC, ci terremmo molto ad essere anche protagonisti rispetto a quale può essere il nuovo ruolo, non solo della nostra associazione, ma quale spinta possiamo dare poi al legislatore, anche regionale, per, come dire, un riequilibrio di quello che sta succedendo anche in questo settore. E ringrazio tutti. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Luca D'Onofrio, presidente della Federconsumatori Toscana, per il contributo, per le riflessioni che ha messo a fattor comune e che arricchiscono ulteriormente il nostro dibattito oggi, le nostre riflessioni.
E adesso ci saranno degli interventi di sindacalisti e lavoratori del credito, come dicevo, testimoni diretti e oculari del fenomeno, che ci racconteranno appunto che conseguenze, che impatto ha questa desertificazione in termini di costi. Appunto parlava Donofrio di costi della desertificazione. Noi abbiamo dei costi come categoria da quantificare anche in termini di costi dei lavoratori, quindi ci daranno anche questo punto di vista, ma appunto sono tutti sindacalisti CGIL, quindi ricordo che abbiamo anche l'altro punto di vista, cioè ci preme e ci interessa rappresentare proprio la generalità del paese, la generalità degli interessi e quindi anche quello che sono, a loro avviso, secondo il loro punto di vista, le conseguenze dirette nei territori in cui viviamo. Partiamo quindi con Maria Gueci, che è la segretaria generale della FISAC CGIL di Arezzo e che quindi appunto ci dà la prima testimonianza territoriale, ecco, non solo territoriale ma anche aziendale, per quello che è la sua provenienza, la sua storia diciamo aziendale, che poi ci racconterà. E io lascio la parola e il microfono a Maria. Grazie Cristina, buongiorno a tutti, ben trovati, ringrazio FISAC e Daniele per questa iniziativa e anche per appunto avermi dato l'opportunità di partecipare a questa importante giornata di riflessione su temi così appunto stringenti e urgenti. Dunque, parto proprio da Arezzo. Da Arezzo, una città appunto toscana che ha vissuto in pieno e continua in realtà a vivere in pieno lo shock della radicale trasformazione del tessuto bancario. Prima con la tristemente famosa appunto fallimento di Banca Etruria, la banca del territorio, nel 2015, che in realtà appunto ha trascinato, ha dato il colpo di grazia ad un tessuto economico cittadino già in crisi dal lontano 2008, quindi con diciamo il fallimento di tantissime aziende legate al boom dell'oro, del tessile, dei distretti industriali legati alla manifattura, eccetera. Quindi diciamo la risoluzione, la fine di Banca Etruria come banca del territorio è stato davvero uno shock per la città e uno shock anche del rapporto tra la banca ed i clienti, perché chi diciamo ha salvato la banca 2 anni dopo e i posti di lavoro è stata UBI Banca, e quindi una banca già di respiro nazionale non più territoriale, e che nei fatti diciamo ha rimesso un po' in piedi quello che era il player, diciamo il vuoto lasciato da Etruria. Cosa è successo però? Che la testa ovviamente non era più qui ad Arezzo, ma era a Bergamo, e quindi già dal 2017 siamo stati testimoni di un cambiamento progressivo ma radicale del modo di fare banca, che in realtà non è stato determinato da ovviamente da UBI, ma già da quello che comunque si era verificato dal 2008 in poi, ovvero sia grande crisi mondiale, cambiamento del modello di business per le banche, diciamo la fine dei ricavi da parte delle banche che derivavano tradizionalmente dal differenziale dei tassi di interesse di chi deposita e di chi ottiene credito, a favore di che cosa? Di vendita di prodotti finanziari assicurativi ad alto commissionale. Quindi siamo passati, diciamo, anche se devo dire in maniera piuttosto morbida, davvero a un nuovo modello di business. Poi sappiamo tutti l'anno scorso cosa è successo con l'offerta di lanciata da Intesa su UBI, e quindi Arezzo si è ritrovata, tra l'altro in piena pandemia, a vivere un ennesimo duplice shock. Il primo, il passaggio su Arezzo di 18 filiali a Biper, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e recentemente il 12 di
di aprile di altri circa 16 filiali più l'ex sede centrale di Banca Etruria. Quindi con quali conseguenze? Allora, in realtà Arezzo ha subito negli ultimi 10 anni una diminuzione di circa il 30% delle filiali, quindi una chiusura. KPMG, una ricerca che analizza un range dal 2009 al 2018, parla a livello globale del 37% di riduzione degli sportelli da parte dell'SPA, quindi diciamo che siamo più o meno in linea. Quello che davvero è cambiato, come dicevo prima, è davvero il modello di fare banca, il rapporto delle banche con i cittadini, con la clientela. Quindi, da un lato la chiusura delle filiali, che poi non è stata poi così drammatica ad Arezzo, quanto davvero la modifica, ripeto, del modello di business. Non solo, accompagnato da che cosa? Molti piani industriali, perché appunto noi lo sanno anche i miei colleghi che siedono ai tavoli di trattativa di altri grandi istituti, piani industriali ormai hanno una vita molto breve e sono tutti accompagnati da riduzione di personale. Quindi, cosa succede? Che al cambiamento della fonte dei ricavi da parte delle banche, la riduzione del personale è tale che a fronte dell'azione di vendita del prodotto per poter avere il ricavo, la gestione post vendita è affidata, data la contrazione del personale, a strutture, nella migliore delle ipotesi interne alla banca, nella peggiore delle ipotesi all'esterno della banca, ma che no, non sono altro che call center. Quindi, visto personalmente, visto che appunto lavoro in filiale, file e file, non soltanto e non tanto di anziani, guardate, perché è vero che è una grossa fetta dei danni collaterali della crisi economica e del nuovo modello di business appunto di fare banca, ma anche giovani, diciamo, piccoli imprenditori, artigiani, quelli che resistono, che hanno una bottega. Persone che comunque hanno una bassa alfabetizzazione finanziaria, e certo non per loro colpa, perché i cambiamenti di questi ultimi anni sono stati talmente compressi in così poco tempo, è difficile anche per noi, diciamo, addetti ai lavori, stare al passo nella formazione, figuriamoci per la clientela. A questo proposito, dunque, tornando alle aree interne, è chiaro che tra i danni collaterali ci sono, di questi piani industriali, delle politiche nuove bancarie, ci sono i soggetti più deboli, i territori più deboli. Non è remunerativo mantenere uno sportello in una frazione o in un paesino, in medio Appennino, in cui durante tutto l'inverno si fa fatica ad arrivare anche con le quattro ruote motrici, in cui appunto non c'è davvero, non c'è la linea delle principali compagnie telefoniche, e dove non c'è volontà di investire perché non c'è un ritorno economico purtroppo su quello che potrebbe essere il mantenere un presidio del credito. Quindi soffrono e vengono abbandonati letteralmente a se stessi, sia gli anziani, sia le persone con scarsa conoscenza e istruzione anche finanziaria ed economica. E come un circolo che vizioso non è, non c'è accesso al credito, non c'è accesso all'informazione. Il credito a cui si ha accesso viene, nella migliore delle ipotesi, corredato obbligatoriamente da polizze, da cessioni del quinto e tante altre operazioni che tendono a far guadagnare la banca, tendono a far guadagnare la banca. Soluzioni? Sinceramente non ne ho. Posso soltanto dire che almeno dai tavoli di trattativa, e potranno credo confermare anche gli altri colleghi che verranno dopo di me, si cerca di fare cosa? Di rendere più onerosa la mobilità. Ok, chiudi uno sportello, però i dipendenti che tu trasferisci li devi pagare tanto. Cerchi di entrare come FISA, che è un tema tra l'altro a noi molto caro, cerchi di entrare nell'organizzazione del lavoro, quindi in tema di digitalizzazione, in tema di servizi alla clientela, ma i risultati per ora, a fronte di tanta fatica, non sono
tanto significativi da poter sperare che le banche appunto mantengano gli sportelli in queste aree. Cosa mi viene da pensare? Mi viene da pensare ad un'azione che già per fortuna la FISAC e la CGIL sta facendo di pressione nei confronti delle istituzioni, intanto sulla regione, ma soprattutto sul governo, affinché si, con tutta una serie di investimenti mirati, si portino le banche nelle aree interne, perché le banche non vanno dove non ci sono affari. Quindi, se io fornisco il comune a rischio di desertificazione, di una buona viabilità, di incentivi e di investimenti per l'agroalimentare, per il piccolo artigianato, il turismo, le manifestazioni, le sagre, l'edilizia, quindi comunque anche tentare un ripopolamento. Non dico assolutamente niente di nuovo, mi rendo conto, ma credo che da bancaria e da rappresentante dei lavoratori per conto della FISAC, e guardando davvero dall'interno cosa è successo a questo territorio in questi ultimi 5 anni, all'atteggiamento delle banche, io credo che sarà difficile trovare delle argomentazioni diverse. E con questo concludo, vi ringrazio e vi saluto. Grazie mille Maria Guenci, segretaria generale della FISAC CGIL di Arezzo, che ci ha portato la sua testimonianza sia dal punto di vista delle aziende bancarie presenti sul territorio, ma anche appunto del territorio stesso. Adesso la parola a Andrea Monti, segretario nazionale del coordinamento, scusate, Banco BPM. Andrea è stato in questi anni protagonista di battaglie su questo tema, vere e proprie battaglie che ha cercato di portare avanti davvero con tutti i mezzi sulla stampa, cercando di fare pressione in ogni modo, perché appunto la sua esperienza nella sua azienda è quella di un piano chiusura sportelli davvero davvero pesante, con ricadute sia in termini di lavorativi, per quanto riguarda appunto i lavoratori che lui stesso rappresenta, sia in termini di ricadute sui territori. E lui davvero non si è risparmiato mai, ne parla direttamente della sua esperienza, della sua testimonianza, porta la sua testimonianza. Gli lascio il microfono. Prego, Andrea. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per questa opportunità che ci viene data di discutere di questo tema particolarmente importante e sempre più attuale. Io non voglio aggiungere numeri agli studi, voglio dire, molto ricchi e approfonditi che sono stati fatti. Vi porto un dato soltanto, però, che è un'esperienza storica vissuta. Il gruppo Banco BPM nasce a dicembre 2016 come fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Popolare Milano aveva 800 sportelli, Banco Popolare ne aveva 1600. Si partiva quindi da 2400 sportelli. A giugno prossimo gli sportelli saranno 1400, cioè questo gruppo si è mangiato in 4 anni il 40% degli sportelli, annullando e andando oltre di fatto quella che era la rete sportellare della parte più piccola del gruppo. Questo è un dato numerico, ma non è un dato effettivo perché non sono state chiuse le filiali grandi e nelle zone più ricche, ma ovviamente chi ne fa le spese non sono. Allora, Roberto ha parlato di aree interne. Io parlerei più di aree periferiche, aree disagiate, aree economicamente meno interessanti. Quindi, siccome la testa dei gruppi, come accennava Maria, è a Milano, salvo Monte Paschi, e vediamo ancora per quanto, le aree che vengono tagliate sono quelle di minore interesse, sono quelle del sud, sono le aree agricole, le aree montane. E quindi cosa si crea? Si crea veramente una desertificazione del territorio dove la banca fa parte del servizio vitale di una comunità, come i trasporti, come le poste, come la sanità. La banca eroga un servizio, no? Dà una parte di servizio che è pubblica, no?
e che a un soggetto privato, quale un gruppo bancario, questo aspetto non interessa più, non c'è più nessun vincolo a dare il servizio a una comunità di 1.000 persone. Noi siamo passati in meno di 30 anni dalla liberalizzazione della rete sportellare operata negli anni 90 voglio dire, alla parola d'ordine di un campanile e una banca. Siamo passati da avere 3 sportelli in un paesello di 1.000 abitanti all'attuale desertificazione. E questo non aiuta le aree periferiche. Se devo parlare della mia esperienza, Banco BPM è molto diffuso in Garfagnana, era la rete storica della CR Lucca, e quella è un'area che è stata fortemente bersagliata da queste chiusure. Se chiudono una filiale nel Valdarno, voglio dire, tra Pisa, Pontedera, Empoli, Firenze, non sono aree che poi soffrono di un abbandono bancario, ma se si chiude, sì, in Val di Pesa, nel Mugello, in Garfagnana, diventa un problema per quella comunità. Oltretutto, poi, sulle comunicazioni ufficiali che la banca ci dà, queste chiusure vengono motivate da un cambiamento dell'interesse del pubblico verso l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi una minore importanza del recarsi fisicamente allo sportello e un maggiore interesse della banca verso un modello di consulenza commerciale. Questo, in soldoni, cosa significa? Che la banca ha approfittato, come tutte le altre banche, non è che noi siamo peggiori o migliori, ha approfittato della situazione pandemica, in cui si è ridotto il servizio, giustamente si è contingentato l'accesso alle filiali con gli appuntamenti, per chiudere poi di fatto, togliere di fatto delle opportunità di contatto fisico e non ripristinarlo più. Difatti, per dire, l'ultima slot di chiusura di questi 900 sportelli, i 300 che verranno chiusi entro giugno, la banca aveva già provato a chiuderli definitivamente a giugno scorso, e fu proprio una nostra ficcante azione sui mezzi di stampa a impedire la chiusura immediata e avere il ripristino delle aperture a settembre. Poi le comunicazioni ufficiali le hanno fatte e ci arrivano l'anno dopo, perché certi processi non si riesce a fermarli dall'interno da soli. Cioè, è evidente che dove c'è un interesse pubblico a dare servizio è lo Stato che deve intervenire, cioè non si può pensare che dei soggetti privati abbiano l'interesse a dare servizio al paese disagiato. Ma questo cosa significa anche? Che la banca si orienta sempre di più ad un servizio commerciale, cioè quella che è la parte transazionale, il recarsi in filiale per fare un versamento, un prelievo, cambiare un assegno. Alla banca non interessa assolutamente più, per loro è un costo di corrente elettrica, di affitto, di cassiere, che per loro è un elemento ostativo, di costo che non gli produce nulla. Alla banca moderna interessa soltanto il venditore commerciale, è quello a cui vengono contati i risultati, quello che produce le commissioni che sostituiscono in larga parte un margine di interesse che dall'avvento dell'euro si è schiacciato clamorosamente e oggettivamente non consente più ai bilanci delle banche di quadrare. Quindi andiamo sempre di più verso un modello commerciale molto aggressivo di bancario piazzista che deve vendere prodotti, e che è una banca che non è più reattiva, non aspetta che il cliente si rechi in banca per un servizio, ma è propositiva, molto aggressiva, e propone lei al cliente il bisogno che il prodotto di cui lei ha bisogno di vendere, non il prodotto di cui ha bisogno il cliente. Questo in barba a tutte le normative sugli investimenti finanziari che vengono ampiamente aggirate da modelli commerciali che mettono a forte disagio i lavoratori bancari, che gli fanno sentire una pressione enorme per spingerli a
ad operare sempre al limite delle normative, sempre al limite. Quindi questa è un po' la situazione su cui non è facile intervenire, lo ripeto, secondo me senza un coinvolgimento diretto del governo che si assuma la responsabilità di risolvere questa situazione non si riesce. Anche perché dove ci si richiama peraltro a una maggiore propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici moderni, che è una tendenza che c'è, ci sarà e che io la vedo molto legata al procedere del cambio generazionale della clientela. È senz'altro vero che questo progresso verso le nuove modalità di contatto riguarda sicuramente le aree più economicamente avvantaggiate. Quindi, per assurdo, rispetto a questa motivazione, si va a chiudere dove invece questo progresso nelle abitudini non c'è. È evidente che a Firenze c'è più propensione a usare l'app, meno che a Castelnuovo Garfagnana, però si chiude a Castelnuovo, non si chiude a Firenze. Cioè, è contrario a quello che andrebbe fatto. Lì, nell'area periferica, andrebbe mantenuto ancora il servizio per altri 10 anni, per dirsi, no? E quindi è sempre il contrasto fra l'economia privata e l'interesse pubblico. Questo. Non è un caso se fino a 20 o 30 anni fa le banche avevano anche una formalità di servizio pubblico che oggi non c'è più dopo la legge Amato, è stato totalmente accantonato. Grazie, la finisco qui. Grazie davvero Andrea per il tuo contributo, la tua testimonianza e anche la tua analisi. Mi permetto di dire appunto che è vero, è necessario legare questo fenomeno, l'argomento di oggi, la desertificazione con il modello di banca, che tipo di modello di banca hanno in mente le aziende e che tipo di modello di banca, mi permetto di dire anche di paese, di modello di sviluppo di paese, sono tutte cose legate l'una con l'altra, abbiamo noi e anche quello che dobbiamo fare noi con tutti i nostri mezzi di pressione e di condizionamento, no? Se è vero che non possiamo fermare i processi, possiamo condizionarli, abbiamo il dovere di fare pressioni in ogni modo. Soprattutto in un momento come questo, dove si sta riscrivendo un po' il significato stesso degli spazi, lasciatemelo dire e consentitemelo. Adesso invece farà il suo intervento l'RSA della BCC di Castagneto Carducci, Lara Giovani, perché appunto ci interessa sapere il punto di vista del sindacato, il punto di vista dei lavoratori del credito cooperativo. È un settore che negli ultimi anni è stato oggetto di una riforma, è oggetto anch'esso di forti spinte di concentrazione, quindi noi abbiamo detto in premessa, nell'introduzione, il sistema delle BCC è fondamentale, ma da solo non basta. Quindi io lascio la parola a Lara Giovani, BCC di Castagneto Carducci, scusate, e gli lascio il microfono e chiudo il mio. Grazie Cristina e buongiorno a tutti. Sono RSA della Banca di Credito Operativo di Castagneto Carducci. Ringrazio intanto Daniele Pericone e Chiara Rossi per avermi dato la possibilità di parlare anche della nostra piccola realtà, che forse ora come ora non è più piccola. Infatti, dopo gli effetti della riforma sulle BCC, che sta avviando le banche di credito cooperativo a un'omologazione delle banche simile a quelle tradizionali, ha degli effetti poi alla fine molto simili a quelle che possono essere le banche dei grandi gruppi. Quindi se prima le BCC rappresentavano un'alternativa come presenza su territori e di erogazione di crediti a piccole e medie imprese, adesso non è più così. O comunque è in atto un lento processo di cambiamento.
La riforma infatti prende atto nel 2016 e ha iniziato a far vedere i suoi primi effetti nel maggio del 2018, quando i due capogruppo, Cassa Centrale Banca e Crea, hanno cominciato a raccogliere le adesioni delle BCC. Ogni singola BCC affiliata ha conservato una propria indipendenza sul piano giuridico e sui dei rapporti di vigilanza, mentre sul piano gestionale ha perso gran parte della sua autonomia. E questo di fatto la dice anche lunga sulle autonomie appunto di spesa e di gestione del credito. I gruppi bancari, Cassa Centrale e Crea, più la Altoatesina Raiffeisen, per normativa europea vengono classificate come banche significant e quindi devono rispettare dei rigidi parametri che ribaltano ovviamente sulle BCC affiliate in termini di controllo e di regole molto stringenti, dimenticando quello che sono le conoscenze territoriali e della clientela appunto delle BCC stesse. La riforma inoltre ha provocato anche una serie di fusioni che in Toscana ha portato anche alla creazione di una BCC interregionale, cioè Banca Centro, che è nata dalla fusione tra CRAS, che è prevalentemente presente sul territorio senese, e la BCC Umbria. Prossimamente vedremo anche, ci sarà un'altra aggregazione, che è quella tra Banca Tema e Banca Valdichiana, che territorialmente tra l'altro non sono neanche così coesistenti, mentre sembra sfumare la fusione tra Banco Fiorentino e la Banca Alta Toscana. Il contenimento dei costi e l'effetto della riforma, le conseguenti fusioni, hanno portato ovviamente a una serie di conseguenze che ricadono inevitabilmente, oltre che sulle lavoratrici e sui lavoratori, anche sulla clientela. Una sostanziale riduzione dei dipendenti è avvenuta infatti per effetto delle ristrutturazioni o delle riorganizzazioni o fusioni. E per quanto riguarda le riorganizzazioni aziendali, anche su suggerimento delle capogruppo, si cerca di applicare un modello distributivo nato su filiali pesante, dette anche filiali hub, o filiali leggere, dette spoke, ridisegnando quindi il ruolo delle responsabilità del personale dipendente, che spesso manca anche di professionalità, in quanto non adeguatamente formato per tempo a questo tipo di cambiamento. Questo inoltre ha portato a maggiori carichi di lavoro per i dipendenti stessi, provocando un allungamento dei tempi di risposta alla clientela, allontanandosi di fatto da quello che è il rapporto di fiducia costruito nel tempo. L'introduzione poi degli ATM automatici in sostituzione degli addetti di sportello rendono sempre più difficile l'accesso alle persone con difficoltà appunto di informatizzazione digitale. Inoltre, anche in questo caso, viene a mancare proprio la cosa fondamentale su cui le BCC basavano la loro esistenza, cioè il rapporto diretto con la clientela, senza andare a contare il fatto che aumentando le mansioni riconosciute ai cassieri, vengono inseriti dei programmi di marketing collegati al budget della filiale, iniziando quindi a parlare anche qui di pressioni commerciali. Questi scenari nei grandi gruppi, secondo me, sono un po' già all'orecchio da un po' di tempo, ma purtroppo nelle nostre realtà sta sconvolgendo completamente la nostra normale attività lavorativa. Un altro fenomeno appunto che ci avvicina ai grandi gruppi è quello della chiusura appunto delle piccole filiali e l'abbandono delle aree svantaggiate. Fino ad oggi le BCC potevano permettersi infatti di restare aperti nei piccoli centri, anche se poco convenienti per l'azienda, con una piccola filiale, magari composta da un paio di addetti. Adesso invece gli obiettivi posti dalle capogruppo sulle BCC, le BCC si trovano un attimo
a valutare se chiudere o meno queste filiali. Per esempio, noi abbiamo provato ad aprire a giorni alterni due nostre piccole filiali che sono Scarlino e Gavorrano, ma molti clienti ovviamente sono venuti a lamentarsi e si rivolgono maggiormente alla filiale più vicina, detta anche, come dicevo prima, nel modello organizzativo filiale hub di Follonica, mettendo anche in difficoltà il personale presente della filiale stessa. La Banca d'Italia, lo citavano prima anche i colleghi, rileva infatti che in Toscana gli sportelli presenti nel 2016, prima quindi della riforma sulle BCC, erano 361, mentre attualmente i presenti nel 2020 sono 308. Di fatto c'è stata una diminuzione solo del 15%, ma che comunque tra qualche tempo potrà ovviamente aumentare. Con questo atteggiamento diventa comunque sempre più difficile fare banca e contribuire a una coesione sociale, alla libertà delle persone e soprattutto si rischia di abbandonare un comune che a causa della chiusura di tutti i servizi commerciali e imprenditoriali si rischia quindi di venir meno anche allo scopo mutualistico e di comunità che da sempre era stato riconosciuto alle BCC. Una notizia da ultima ora, diciamo così, è che dopo un lungo percorso durato circa 5 mesi, ieri si sono conclusi due accordi tra le parti sindacali e Federcasse molto importanti. Uno riguarda l'accordo sulle agibilità sindacali, dove oltre a disciplinare i permessi sindacali ne necessari ai vari livelli, vengono definite le norme sulle assemblee del personale in videoconferenza, che rimane comunque in via sperimentale fino alla fine dell'anno. L'altro riguarda invece gli assetti contrattuali, che vedono i gruppi bancari cooperativi come soggetti negoziali per la contrattazione di secondo livello, e a cui vengono delegate le materie come il premio di rendimento, le procedure di confronto sugli orari di lavoro, i distacchi del personale dipendente, la gestione dei vari conflitti che possono avvenire per riassetti organizzativi, come per esempio l'articolo 22. Le materie invece di mobilità e di inquadramento del personale verranno trattate con il prossimo rinnovo contrattuale nazionale, che insomma rimangono sempre due punti nodali per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, su cui si batteranno ovviamente le organizzazioni sindacali. Ci troveremo quindi a dover armonizzare dei contratti attualmente regionali come contratti di gruppo e di certo non sarà di semplice realizzazione. Penso che ci aspetterà sicuramente un periodo pieno di novità e di colpi di scena. La capogruppo, comunque le capogruppo in generale, noi facciamo parte di Cassa Centrale Banca, tra l'altro siamo l'unica banca toscana che fa parte del gruppo Cassa Centrale Banca. Insomma, vedo che a livello sul piano quotidiano detta sempre più regole. Se la BCE a loro impone dei limiti che magari possono arrivare a 90, noi riducono ulteriormente a 80 e quindi diciamo il margine di quella che poteva essere l'autonomia in certi campi viene ovviamente meno e questo oltretutto ricadrà sicuramente sul personale dipendente che viene sempre stimolato appunto a livello di budget e di vendita anche dei servizi assicurativi e, rispetto magari a altre funzioni. Venendo appunto, come dicevo prima, un po' meno a quello che è la formazione. A volte i colleghi vengono mandati un po' così in prova, lanciando magari, improvvisandosi, no? Un po' come in un ruolo nuovo.
Quindi io spero sinceramente che con i prossimi rinnovi contrattuali e le nuove definizioni comunque che ci aspettano vengano ridefinite un po' anche i ruoli e le mansioni dei dipendenti. Vi ringrazio e lascio la parola a Cristina. Grazie mille, Lara Giovani, RSA della BCC di Castagneto Carducci, per la sua testimonianza che, insomma, mi permetto di dire, insomma, una testimonianza di settore, quello del credito cooperativo che, appunto, come ha detto, è un modello che si è avvicinato in questi anni sempre più al modello bancario tradizionale, chiamiamolo così, con quello che appunto possono essere le conseguenze in termini di chiusure, ma anche in termini di pressioni commerciali e quant'altro. Ripeto, il modello di banca è un qualcosa molto molto legato al tema di oggi. Adesso passo la parola a Federico Di Marcello, segretario nazionale del coordinamento della Banca Monte dei Paschi. Appunto, una delle più grandi aziende della Toscana, oltre a essere la banca che in questa regione ha la sua direzione. Negli interventi precedenti abbiamo parlato anche dell'importanza della testa delle banche, di dove è situata, della lontananza di queste e quindi anche dei processi decisionali, perché è vero che le filiali chiudono ed è una cosa. Un fenomeno assolutamente importante e assolutamente preoccupante. È vero anche che bisogna tenere conto anche di dove si va, dove i centri decisionali di queste aziende. Non è solo la filiale, ma se appunto si allontana ulteriormente anche quello, è un qualcosa davvero che lancia l'allarme. Io lascio la parola a Federico, chiudo il mio microfono e ti prego di aprire il tuo, Federico. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio la FISAC Toscana per avermi invitato a partecipare a questa discussione insieme anche alle compagne e compagni di altri territori e delle altre banche. Il tema dell'abbandono dei territori più fragili da parte delle aziende bancarie è quanto di più attuale ci troviamo ad affrontare come coordinamenti aziendali e a cascata poi come territori. Da circa 10 anni, in maniera pressoché continuativa, direi, le banche stanno portando avanti una fase di riduzione delle filiali che io personalmente non fatico a definire una fase involutiva, fase che al contrario è stata preceduta dal fenomeno del gigantismo bancario. Negli anni che vanno dal 2000 al 2008-2010 si verificarono numerose aggregazioni, fusioni e altre fantasiose operazioni più o meno ben riuscite, diciamo, in cui l'aggregazione di istituti bancari prevedeva l'aumento spesso smisurato di sportelli ed avere il numero più alto di filiali in quegli anni significava prestigio. L'ho detto Andrea Monti prima, la capillare presenza territoriale della banca era un valore aggiunto da evidenziare anche e da vantare nelle campagne pubblicitarie. Su tutti i media ogni banca diceva, come ha detto Andrea, una banca, un campanilone banca. La chiusura degli sportelli era allora imposta dall'antitrust e con grande disappunto delle banche. In antitesi, oggi tutti i maggiori gruppi bancari tendono a snellire la rete delle filiali fisiche, operando razionalizzazioni, come amano chiamarle i banchieri, o chiusure, poi come invece di fatto sono. Come organizzazioni sindacali in generale, ma come FISAC, CGIL e CGIL in particolare, avendo una connotazione fortemente confederale, noi dobbiamo tener conto di tutti i risvolti che ci sono che si vengono a creare in queste dinamiche, risvolti di tipo sociale, come sono già stati descritti, ma allo stesso tempo noi non possiamo ignorare il grande salto tecnologico che si è verificato negli ultimi 15 anni che ho appena preso in considerazione, e che rappresenta un'era geologica, direi, in termini informatici e digitali, quindi dobbiamo tenere un po' conto di tutto. Io ora, per brevità, mi limito a parlare di Banca Monte dei Paschi. Basti pensare che dopo l'acquisizione di Banca Antonveneta da parte di MPS e la cessione di sportelli che appunto l'antitrust impose a Montepaschi, noi abbiamo affrontato 18 procedure sindacali, chiudendo circa 2.500 sportelli sul territorio nazionale, passando quindi da circa 4.000 filiali di allora alle attuali 1.400-1.500 tra filiali
e centri specialistici, quindi che servono PMI, enti, eccetera. Ovviamente la Toscana in generale, che è un punto di riferimento principale di Banca Monte dei Paschi, quindi sede, come ha detto poco fa Cristina, del centro decisionale, ha pagato a caro prezzo questi interventi di sfoltimento, però di certo non li ha pagati quanto le altre regioni, sempre parlando soltanto esclusivamente di Monte dei Paschi. In Toscana nel 2018-2019, se non ricordo male, sono state le ultime chiusure, Monte Paschi ha chiuso 30 sportelli. Mediamente nelle altre regioni le chiusure sono state veramente più numerose, ovviamente contando il rapporto di presenza precedente. Monte Paschi ha una caratteristica peculiare negli ultimi anni rispetto alle altre grandi banche. Se all'inizio infatti le chiusure hanno riguardato prevalentemente sportelli che si trovavano a poche decine o a poche centinaia di metri dall'altro, ed erano qui, queste chiusure erano quindi dettate, oltre che dalla già citata antitrust, da scelte obbligate. Siamo trovati con due, qualche volta anche tre banche nella stessa via o nella stessa piazza. Negli ultimi anni invece, e dal 2017 in particolare, le chiusure delle unità operative sono state imposte dal piano di ristrutturazione e quindi dalle regole dell'Unione Europea, che poco, anzi direi nulla, hanno a che fare con le strategie commerciali. Sono state chiusure imposte in maniera miope, sono state 600 filiali, un numero individuato in base a regole relative al capitale della banca al 2017, chiusure che hanno sortito l'effetto contrario a quello per le quali erano state pensate. Ma lascio queste amare considerazioni per altri eventi, magari ora parliamo non del perché delle chiusure. Comunque scelta appunto, in posizione o altro, la sostanza non cambia. La chiusura, direi incontrollata, di sportelli bancari produce disagi ai clienti, e in particolar modo, è stato ricordato già più volte, la fascia più debole della clientela, la fascia che è quella che abita in territori più isolati fisicamente e digitalmente. Ci sono tantissimi paesi in ogni regione d'Italia dove avere una connessione internet degna di questo nome è pura utopia. Ci sono paesi in cui la popolazione anziana, che notoriamente è quella più refrattaria all'utilizzo dei mezzi informatici, rappresenta la grande maggioranza in quelle comunità, ed è ovviamente la fetta di popolazione che ha difficoltà a spostarsi nei paesi in cui è presente uno sportello bancario postale, e le poste in questo processo hanno la loro bella responsabilità, si comportano esattamente come le banche, alla faccia della tanto decantata funzione sociale di cui si vantano. Ci sono paesi in cui la presenza di uno sportello bancario vuol dire legalità, vuol dire trovare una soluzione a problemi economici, vuol dire trovare soluzioni anche semplici a problemi banali, ma che senza la presenza di un avamposto diventano grandi problemi per chi deve affrontarli. In questi posti le banche offrono meno servizi, o meglio non ne offrono più, privando spesso la popolazione, dopo pochi mesi dalla chiusura dello sportello, anche degli ATM che invece si erano impegnati a tenere. Ma siccome il caricamento di un ATM rappresenta un costo, come banca tolgo anche quello appena possibile, come si dice in Toscana, alla zitta, dopo qualche mese, dopo un anno e mezzo, tolgo anche l'ATM. Sappiamo tutti cosa vuol dire Banca Monte dei Paschi per il territorio toscano in particolare, cosa ha rappresentato per decenni, come ha favorito lo sviluppo di aziende, come ha finanziato iniziative, come ha sostenuto le famiglie. Sappiamo anche che nella prima fase di razionalizzazione aveva risparmiato le chiusure di filiali in quasi tutta la Toscana, erano pochissime le filiali toscane nel Monte Paschi chiuse all'inizio. Poi gradualmente anche questo è venuto meno per tanti motivi, tra cui il grandissimo numero di filiali chiuse nelle altre regioni. Poi alla fine ne resterà solo una, come si dice. Negli anni io ho ricevuto tantissime telefonate da parte dei sindaci che volevano scongiurare le chiusure di filiali Monte Paschi nei loro comuni. Hanno provato ad opporsi in tutti i modi. Io onestamente ho anche tentato di dar loro una mano mettendoli in comunicazione con il management della banca, però, come dire, quasi sempre prevalso l'obiettivo aziendale di riduzione dei costi della chiusura delle filiali non performanti, abdicando anche con Monte dei Paschi di fatto a quel ruolo che in Toscana aveva sempre avuto, anche in territori di insediamento storico come potevano essere ad esempio Siena e Grosseto, in territori in cui la banca è nata.
Questo è però avvenuto anche in altre regioni, dove la banca aveva acquisito altri importanti istituti e dove c'erano presidi territoriali importanti, mi riferisco alla Lombardia, alla Puglia, al Veneto, quindi non è soltanto una questione di Toscana. Vado a chiudere perché penso già di essere stato abbastanza lungo. Voglio far notare due aspetti che nella nostra categoria sono all'ordine del giorno, ma che nel dibattito pubblico vengono qualche volta messi un po' in secondo piano, se non addirittura ignorati. Il primo è che la chiusura di uno sportello rappresenta un forte disagio anche per i lavoratori che vengono trasferiti, spesso senza una possibilità di scelta. Fino ad ora, perlomeno in Banca Monte dei Paschi, grazie a serrate trattative siamo riusciti a tutelare le persone coinvolte, ma sempre più spesso iniziamo ad avere le armi spuntate a causa proprio della mancanza di filiali nelle zone limitrofe e alla desertificazione bancaria. La distanza di una filiale all'altra di Monte dei Paschi sta iniziando ad avere dimensioni poco contenute anche in Toscana, aumentando quindi disagio alla popolazione ma anche ai lavoratori. Un dato così al volo: le prime chiusure di Monte dei Paschi prevedevano in Toscana una distanza media tra filiale chiusa e filiale incorporante, quindi quella nuova, di meno di 5 km. Le ultime chiusure operate prevedevano invece una distanza media tra le due filiali di circa 15 km, quindi un aumento di più di 10 km di distanza. Nelle altre regioni queste distanze erano ben superiori, anche superiori ai 50 km. Io scusate se faccio il parallelo sempre tra Toscana e Italia, ma serve a far capire bene cosa vuol dire una presenza capillare, cosa vuol dire avere una direzione in un territorio. L'altro aspetto invece è quello sulle previsioni per l'immediato futuro, che non prevede certo tempi migliori. Le fusioni che si sono recentemente verificate, ce l'ha ricordato Maria Guici poco fa, hanno già iniziato a produrre i primi effetti, principalmente la cessione di sportelli da una banca all'altra come se piovesse, senza tener conto delle persone che ci sono dentro, senza tener conto delle persone che hanno il conto lì dentro, calcolando soltanto dei freddi numerini. E secondo è la chiusura di presidi non ritenuti strategici dalla nuova proprietà. Si sta prospettando un nuovo imponente cambiamento nel settore, il nuovo risico di cui leggiamo tutti i giorni sui giornali, che riguarderà i principali gruppi bancari. E come ho detto ampiamente, tutto ciò non ci dà tranquillità. La forte sovrapposizione di filiali da parte dei principali istituti non porterà di certo ad una sana concorrenza. Molto più probabilmente ci porterà ad un impoverimento del territorio, dettato probabilmente dalla corsa a chi chiuderà prima in questo o quel comune giudicato poco attraente, per non rimanere con il cerino in mano di essere l'ultima banca lì. E lo dico da coordinatore della FISAC di una banca come Monte dei Paschi, che conta tutt'oggi più di 20.000 dipendenti in tutta Italia. 5.000 di questi sono in Toscana e sono distribuiti in direzioni, consorzi, società prodotto e ancora più di 300 filiali distribuiti in quasi tutti i comuni della Toscana. Spero vivamente che questi numeri rimangano tali. Certamente le banche vanno ripensate, non possono essere più concepite esclusivamente come negozi finanziari in cui il cliente fa investimenti, porta i soldi ed ha poche o zero pretese. È chiaro a tutti che il modello di banca che esisteva 20 anni fa non è più replicabile, ma direi che esiste una via di mezzo che permetta a tutti i cittadini di avere accesso ai servizi essenziali, che permetta alle banche di tornare ad essere protagoniste per lo sviluppo economico del paese, specialmente in presenza di un piano di investimenti senza precedenti, come il già citato PNRR, che sta per coinvolgere tutta l'Italia. Credo che come FISAC e come CGIL, come stiamo già facendo, abbiamo il dovere di continuare a lavorare per questi obiettivi. Vi ringrazio e saluto a tutti e buon proseguimento. Grazie mille Federico Di Marcello, segretario nazionale del coordinamento del Monte dei Paschi per la FISAC CGIL. Io passerei direttamente, senza soluzione di continuità, a questo punto alla tavola rotonda prevista in programma: l'abbandono del territorio di banche e servizi e le necessarie politiche di coesione territoriale.
appunto, dopo aver ascoltato tutti i nostri interventi, la ricerca del DIRES e quant'altro, a questo punto apriamo il confronto con gli ospiti autorevoli e illustri che vi ho presentato prima. Lascerei la parola a Raffaele Palumbo, giornalista di Controradio, che modererà il dibattito fra gli ospiti. E prego Raffaele, prendi pure la parola e chiudo il microfono. Buongiorno, bentrovate, bentrovati, grazie. Pensando all'incontro di quest'oggi mi venivano in mente le storie che spesso ci racconta Roberto Castelli, che oltre ad essere il sindaco di Cerignale, che è un paese nel Piacentino di un centinaio di abitanti, è anche il presidente dell'ANCI Piccoli Comuni, che sommati tutti insieme fanno la maggioranza della popolazione italiana, che molto spesso ci racconta di aver in qualche modo subito dei controlli sull'efficacia e l'efficienza di alcuni servizi come se fosse stata una grande città. E ha visto chiudere questi servizi, prima si parlava degli uffici postali, naturalmente i trasporti, eccetera, eccetera, e ha visto spopolare sempre di più la desertificazione umana del proprio territorio, l'ha osservata in questi ultimi anni. Lui dice: io sono il sindaco di 100 persone e 100.000 alberi, per raccontare della sua situazione. Per cui, come dire, probabilmente la politica ha fatto tanto per contribuire a quel potere attrattivo delle città potentissimo, con l'urbanizzazione sempre più violenta in alcune parti del mondo, penso alle megalopoli indiane, cinesi, sudamericane, eccetera, eccetera, ma contemporaneamente forse siamo in una situazione schizofrenica dove invece tutti parlano di dover rivalutare i piccoli comuni, la qualità della vita, lo smart working, eccetera, eccetera. C'è un comune in Garfagnana che in questi giorni mette in vendita ad 1 euro delle case anche molto belle. Il comune è molto suggestivo nell'Alta Garfagnana. C'è un borgo di più case che è a 20 euro addirittura, per cercare di riportare lì delle persone, ma naturalmente queste poche riflessioni aprono degli scenari che possono essere interessanti per dire ancora qualcosa di più rispetto a quanto già detto da questa mattina. Hai presentato i nostri ospiti, te ne sono grato. Io partirei subito da Francesco Monaco, della Fondazione IFEL ed ex coordinatore del Comitato Tecnico delle Aree Interne presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, perché naturalmente tutti questi ragionamenti non possono non essere condizionati da quella cosa che ha condizionato tutte le nostre vite a livello globale in questi ultimi mesi, e mi riferisco naturalmente alla pandemia. Che riflessione possiamo fare sulla situazione attuale, Monaco? Che lavoro è stato fatto e soprattutto che lavoro dobbiamo fare per dare concretezza alle cose che ci stiamo raccontando? Ecco, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a FISAC, CGIL, IRES per l'invito a questa tavola rotonda, a questa discussione. È stata una discussione che ho seguito fin dall'inizio e insomma mi pare molto interessante. C'entra uno degli elementi, diciamo, dei temi di riflessione più importante che abbiamo fatto negli anni passati con questa strategia nazionale aree interne. Come è stato ricordato, io ho ricoperto questo ruolo da aprile-maggio 2020 a febbraio 2021, però ho seguito i lavori della strategia nazionale interne fin dall'inizio, cioè fin da quando è partita, e siamo intorno al 2012-2013, perché ho fatto da subito parte di questo comitato tecnico nazionale, istituito presso il Dipartimento per la Politica di Coesione, non l'Agenzia della Coesione, che invece è struttura tecnica di supporto, e ha lavorato prima alla definizione di una mappa e poi alla strategia. Io provo a rispondere a questa, la domanda che è stata fatta, a che punto siamo? Partendo però da una cosa che ho sentito molto interessante, che riprende forse le motivazioni per cui questa strategia è nata nel 2012-13, in preparazione poi di quello che era l'accordo di Parigi,
partenariato per il 2014 e quindi per l'avvio del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione. La citazione l'ha fatta Robert Enrico nella sua bella e approfondita relazione, dove ha detto il problema, a un certo punto ha commentato, il problema delle aree interne è sicuramente un problema di deprivazione da parte dei cittadini, se delle opportunità di usare i servizi fondamentali di cittadinanza, riferimento principale ai servizi di salute, ai servizi scolastici, all'istruzione, ai servizi di mobilità, ma non pensate che in queste aree c'è il deserto, perché non c'è il deserto economico. Il tema delle aree interne è un problema, ha detto lui, di disattenzione della politica. Ebbene, quando abbiamo iniziato questa stagione della strategia nazionale interna, la riflessione che si faceva era la seguente: ma noi abbiamo nel paese un certo numero di comuni che vengono poi variamente classificati come comuni montani, rurali, piccoli comuni, a seconda delle policy che vengono poi messe in campo, a cui vengono rivolti molti, vengono dati molti soldi, vengono indirizzate molte risorse. E abbiamo fatto anche delle analisi delle risorse che nei vari programmi operativi regionali, per esempio anche nazionali, della politica di coesione, venivano indirizzate a questi comuni. Il punto vero è che di fatto i problemi, soprattutto di spopolamento e di accesso ai servizi e dunque di conseguenza in parte anche i problemi di sviluppo economico, rimanevano invariati. Dopo tanti anni di politiche che si facevano in questi territori, tante risorse che venivano riversate, i problemi rimanevano, il tasso di spopolamento aumentava e quindi anche i disagi, l'abbandono e via discorrendo. Quindi ci siamo chiesti, ma allora come c'è un'attenzione vera della politica? Oppure il tema è che si fanno le politiche, si pensano sul modello, diciamo, delle città. L'abbiamo visto anche nel settore bancario, poi i settori si ristrutturano secondo le esigenze, diciamo, di accumulazione di densità che generano anche elementi di mercato per remunerare, ovviamente nel caso del settore privato, anche eventuali diciamo, investimenti che si fanno. E poi in realtà in via semplicemente compensativa si danno soldi, si mettono soldi per le aree interne, sapendo fin dall'inizio che sono persi, sono fondi quasi a fondo perduto, che non portano a nulla, provano un po' a compensare i disagi che derivano dal fatto che ti trovi in queste aree specifiche, però non risolvono i problemi di base, cioè di fatto non risolvono il problema dell'accesso ai servizi, rendendo migliore e di maggiore qualità questi servizi e soprattutto non incidono sul contesto territoriale, su tutti quegli elementi di contesto che poi fanno sì dalle infrastrutture materiali e immateriali alla viabilità, insomma, alla banda larga, eccetera, fanno in modo appunto di rendere il territorio attrattivo per investimenti e dunque produttivi e dunque attrattivo anche per il settore del credito. Devo dire che se c'è tempo poi vorrei dire anche qualche cosa su alcune proposte che sono venute fuori, in particolare nella discussione, Ecco, circa. però, Monaco, sei d'accordo? Io farei prima un primo giro Sì, va bene. Allora, a che e... punto siamo? Va bene, va bene. Allora, a che punto siamo? Noi siamo a questo punto. Noi abbiamo, come è stato ricordato, diciamo, numero di comuni che grosso modo appartengono, no, grosso modo, secondo la mappa appartengono alle aree interne, appunto è stato ricordato il 52% dei comuni, il 60% della del territorio, circa il 22% della popolazione. Abbiamo fatto un esercizio di sperimentazione su un target specifico. La strategia riguarda 1066 comuni organizzati in 72 aree. Diciamo pilota in tutto il paese, tre in Toscana, come è stato ricordato. L'obiettivo era di provare a cambiare metodo, cioè di appunto reindirizzare l'interesse della politica verso questi territori, facendo una politica intenzionale che avesse degli obiettivi misurabili dai cittadini. Esattamente, diciamo, finalizzati a fare due cose. Uno, migliorare la qualità dei servizi di cittadinanza. E quindi i territori hanno nelle loro lavoro, hanno anche dotato le proprie strategie di un sistema di indicatori che ci consente di verificare questa operazione. Due,
di creare condizioni di contesto favorevoli per le imprese e quindi per la creazione di lavoro. Ad oggi noi abbiamo mobilitato su questo duplice, diciamo, obiettivo di questa nuova politica circa 1,2 miliardi di euro, 1,2 miliardi di euro, cofinanziate da fondi strutturali per la parte occupazione e sviluppo e politica, risorse ordinarie per la parte sviluppo, 71 aree su 72 hanno chiuso le strategie. Circa 50, il dato è molto recente, 51 hanno fatto gli accordi di programma e si sta lavorando. Che cos'è l'elemento importante che è venuto fuori da questa sperimentazione? E che, osservando anche i primi risultati, perché ogni politica poi deve essere valutata, naturalmente bisogna verificare l'efficacia. Però osservando i primi risultati che possiamo verificare, certamente c'è una certa disomogeneità territoriale, ma noi abbiamo delle evidenze al nord, al centro e al sud, circa gli interventi programmati, in cui appunto gli indicatori di impatto che avevamo indicato cominciano ad essere, diciamo, a mordere, e si può dire che, come dire, quello che si è provato a fare è cambiare metodo, provando appunto a il coniugare un'azione di supporto al territorio da parte dello Stato in collaborazione con le regioni ad un'azione contestuale di mobilitazione del territorio medesimo, quindi degli imprenditori, degli agricoltori, dei soggetti locali, di chi sostanzialmente fa le cose in una, diciamo, modello di coprogettazione o di coprogrammazione che di recente ha avuto peraltro anche una conferma da parte della Corte Costituzionale, ma limitatamente alle esperienze di coinvolgimento del terzo settore. Quindi il punto che abbiamo voluto sperimentare, riducendola all'osso, è il seguente: ma intervenire su questo. Preso atto che noi abbiamo un problema di tenuta del paese, con riguardo anche al tema del recupero alla produttività di queste aree, è stato evocato anche il tema della produttività e qualcuno forse ha detto stamattina che addirittura secondo le misurazioni in corso la produttività in alcuni casi sarebbe anche maggiore nelle aree interne dove c'è sviluppo economico. Questo per sfatare il mito delle aree interne come aree sfigate, diciamo, no? Che non contano. Sono aree che possono contare, ma su cui bisogna indirizzare politiche fatte bene. Quindi lavorare a questo recupero, diciamo, di produttività, preso atto che c'è questa necessità, se occorre guardare a queste problematiche con aiuti, continuare a guardare con aiuti compensativi, con risorse che si danno magari all'intermediazione locale, senza che ci sia di fatto un controllo sui risultati attesi da parte dei cittadini e magari distribuite attraverso bandi ciechi ai luoghi. Fai un bando, lo fa la regione, lo fa lo Stato e gli intermediari, tecnici e politici, fanno sì che le risorse arrivino sul territorio. Questo è il vecchio metodo. Oppure se dobbiamo prendere degli elementi innovativi promossi dalla strategia, e cioè il coinvolgimento dei comuni e dei sindaci, ma nel senso di dare a loro i poteri, una coprogettazione che consente alla regione e allo Stato attraverso il comitato di verificare i risultati, coniugare interventi in maniera simultanea sul potenziamento dei servizi e sullo sviluppo economico, perché dare soldi alle imprese, anche gli incentivi, anche i crediti, anche fare fondi di garanzia per il credito, affinché le imprese di questi territori beneficino di queste risorse, senza aver messo mano al tema dei servizi sociali, della scuola, della salute, della mobilità, non risolve il problema di queste aree, perché chi vive in queste aree, abbiamo capito, ha bisogno di lavoro, ma ha bisogno anche di curarsi, se c'è bisogno di curarsi, ha bisogno della scuola per i bambini, ha bisogno di muoversi, ha bisogno della connettività. Ecco, la sfida che noi oggi abbiamo di fronte è quello che ci consegna la strategia aree interne. In un momento in cui siamo in piena attuazione, perché vi ricordo che la strategia, cominciata con l'accordo di partenariato, si concluderà formalmente il 31 dicembre 2023, che è l'ultima data utile per spendere, come per tutti i fondi strutturali, queste risorse. Ecco, oggi che ci prepariamo ad una stagione importante di investimenti con il piano di sviluppo di ripresa e resilienza nazionale, con la nuova programmazione comunitaria, occorre capire se vogliamo ritornare al mondo, al vecchio mondo degli aiuti compensativi, anche tanti,
Oppure, se vogliamo, È chiaro. l'oggetto tesoro di questa esperienza è estrarre gli elementi essenziali più innovativi e farne una politica strutturale. Concludo dicendo che il ministro Provenzano, che è il ministro del governo Conte 2, con cui io ho collaborato appunto coordinando il comitato, aveva indicato una prospettiva parlando di necessità di rendere strutturale l'intervento e il metodo usato nella strategia nazionale all'interna, previa alla valutazione che sai che si deve fare e quindi il superamento di vincoli e di difficoltà che comunque abbiamo avuto, per consentire nel prossimo futuro di estendere questa sperimentazione ad un numero più ampio di territori e di comuni, fino appunto all'obiettivo generale di provare a caratterizzare per questi territori una politica con queste caratteristiche. L'ultimissima cosa. Riforme e investimenti, così come il PNRR, la strategia all'interno prevedeva riforme e investimenti. Noi le risorse che abbiamo messo, se volete poi ne parliamo, ma dobbiamo parlare di credito, lo immagino, le risorse che abbiamo messo su progetti sperimentali, per esempio sulla sanità, penso ai progetti dell'infermiere di comunità, penso ai progetti della rete della medicina territoriale, dei medici diciamo, di famiglia, oppure della medicina di iniziativa. Penso ai progetti connessi alla costituzione nel territorio di punti unici di accesso alle prestazioni sanitarie. Sono tutti progetti che sperimentavano delle forme innovative di riorganizzazione dei servizi sanitari da inglobare in riforme. Perché noi diamo i soldi per fare delle cose, i territori fanno quelle cose, sperimentano se va bene, se vanno bene. Queste sperimentazioni devono diventare modalità ordinaria di intervento su quel settore da parte dello Stato e della Regione. Questo contributo la strategia l'ha dato, il PNRR ha la stessa logica. Io penso che il PNRR per alcune parti, penso all'istruzione, penso alla sanità, penso anche alla mobilità, possa, diciamo, avvalersi di questa esperienza fatta in questi anni per rendere, diciamo, più forte, per presidiare maggiormente l'attuazione. Inducendo le politiche ordinarie ad introdurre degli elementi di cambiamento che sono necessari appunto per secondare e per rispondere ai bisogni specifici di questi territori. La ringrazio Francesco Monaco. Franca Lacevic, sociologa dei processi economici e del lavoro, c'è d'aiuto e di conforto per fare una riflessione su quanto stiamo raccontando. Scusatemi. E sul fatto che noi, come dire, negli ultimi parecchi anni, a 10.000 anni dalla rivoluzione agricola, abbiamo sviluppato un racconto a tutti i livelli dove la città è la salvezza, è il luogo sicuro, è il luogo del lavoro, delle opportunità, dell'istruzione, della cultura, della mobilità sociale, eccetera, eccetera, eccetera. La campagna è faticosa, è dura, è pericolosa, è marginale, lì non accadono le cose. Ora dobbiamo ribaltare questo racconto, però, perché evidentemente sia a livello globale che a livello nazionale quello che sta accadendo si sta dimostrando come insostenibile. Prima parlavo delle megalopoli asiatiche, ma non c'è bisogno di andare troppo lontano, immagino. Grazie Emanuele, ringrazio ovviamente gli organizzatori di questo interessantissimo incontro. Partendo dalle tue ultime parole, io credo che uno degli effetti, forse benefico, io penso di sì, ma questa è una posizione personale, della lunghissima stagione pandemica che abbiamo attraversato, anzi che stiamo ancora attraversando, sia forse anche quello del ritorno verso aree non metropolitane. Noi ne vediamo il segnale, per esempio, nel mercato immobiliare, che si sta muovendo verso le aree esterne alle grandi città, le persone stanno cercando, come è naturale che sia, dopo i mesi di lockdown iniziale e le difficoltà successive, per avere case con un balcone, con un pezzetto di terreno, con una situazione più vivibile, anche perché, parliamoci chiaro, tutti hanno molto
chiaro in testa che questa pandemia è forse la prima pandemia globale, ma che non sarà l'ultima. Quindi ci stiamo attrezzando, lo vedo in tutti i paesi, recentissimamente ho avuto modo di studiare un po' e guardare un po' il mercato immobiliare, per esempio statunitense, dove c'è un enorme, ancora più marcato, ritorno verso i piccoli centri e le aree. Questo che cosa fa sì, per collegarsi al discorso invece portato avanti in questo incontro da Fisac e con la ricerca dell'IRES, CGL, eccetera, fa sì che l'attenzione verso i territori, tra virgolette, minori, aree interne, aree marginali, insomma ci sono tanti modi per descriverli, sia probabilmente qualcosa che dovremmo avere ancora più presente rispetto al passato. Però consentitemi sul tema degli sportelli bancari due piccole provocazioni. La prima è linguistica. Io vi pregherei, capisco che da un punto di vista sindacale e forse anche politico in senso lato, parlare di desertificazione sia efficace, ma non siamo la desertificazione e non ci siamo, voi mi direte non ci siamo per ora, ma ci stiamo andando, però insomma è forse un po' eccessivo. C'è un recentissimo occasional paper, sempre pubblicato dalla Banca d'Italia, visto che è stata citata dalla ricerca dell'IRES, la cito anch'io, nella serie dei quaderni di economia e finanza, che ha un titolo significativo da questo punto di vista. E il titolo di questo paper di Walter Di Giacinto e di Marcello Pagnini è Forze locali e globali dell'agglomerazione nel settore bancario. La calma nel mezzo di una tempesta? Questo è il titolo provocatorio di questo occasional paper. Perché questo paper, marzo 2021, quindi l'altro ieri, anzi forse ieri, ci dice una cosa, non entro nei particolari dell'analisi, eccetera, ma ci dice che il grado di concentrazione spaziale degli sportelli bancari, quindi quel processo di riduzione della presenza nelle aree interne o marginali, è nettamente inferiore rispetto a quello di altri servizi. Voi mi potrete dire, vabbè, ma che ce ne importa? Cioè, non è che se gli altri fanno male, anche le banche, anche il settore bancario deve agire male. Giustissimo e verissimo. Però lo collegavo al tema linguistico del concetto di desertificazione, perché evidentemente in altri settori, parlo anche della scuola, della sanità, delle poste, dei trasporti, noi stiamo assistendo da tempo ad un processo di abbandono di queste aree o parziale abbandono di queste aree molto, ma molto più significativo di quello che non sta avvenendo nel settore bancario e finanziario in generale. Detto questo, io vorrei appoggiarmi un po' alle ricerche che sono state fatte, all'analisi che sono state fatte, proprio partendo anche da quella che ha citato, non dovrei sbagliare il nome, ma Roberto Enrico, nella ricerca IRES. E quel bellissimo paper che anche io avevo letto e che avevo trovato molto interessante di Conio Garrì sugli effetti delle chiusure degli sportelli bancari e delle relazioni di credito. Certamente ci sono quegli effetti che sono stati citati dalla ricerca dell'IRES, però io vorrei prendere di quel paper un altro punto, che pure è presente molto chiaramente in quel paper e che secondo me ci aiuta anche a ragionare. Diceva anche il segretario regionale della Fisac nel suo intervento iniziale, non dobbiamo fare la lotta contro i mulini a vento, il processo è un processo abbastanza inarrestabile, anche dovuto anche ai cambiamenti tecnologici molto importanti che si sono verificati negli ultimi anni in maniera sempre più, come dire, progressiva e accelerata. Ci sono certamente quelle che il paper chiama, e mi sembra correttamente, delle pressioni esogene nei confronti delle banche, che sono volte alla riduzione dei costi. Le banche sono imprese, imprese importanti perché gestiscono i nostri soldi, però sono imprese. Non siamo più nel mondo passato in cui in Italia le banche erano tutte pubbliche, questo è un processo che ormai da secoli, da un sacco di tempo è cambiato.
C'è una pressione alla riduzione dei costi che è anche dovuta all'introduzione delle nuove tecnologie ICT. Ci sono delle spinte che sono state ricordate durante tutta la prima parte della mattinata, delle spinte da parte delle autorità di supervisione nei confronti di una gestione più efficiente, sto parlando di efficacia, ma di efficienza dell'impresa bancaria, che spingono spesso verso la chiusura di sportelli. Però poi ci sono delle scelte endogene. Se un gruppo bancario, una banca, è spinta da queste pressioni esogene a ridurre il numero degli sportelli, poi quali sportelli chiudere è una sua scelta. Non è qualcuno da fuori che glielo dice. E allora qui mi sembra importante andare a vedere, al di là delle esperienze, come posso dire, anche personali, che sono molto importanti, che io ho apprezzato moltissimo queste testimonianze che sono state portate oggi, veramente interessanti, mi hanno fatto riflettere, ho preso un sacco d'appunti. Però andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono le poche ricerche sul sistema italiano. La ricerca IRES ha già citato il paper di Conio Garrì, che anch'io ho ricordato. Ma insomma, quel paper concludeva dicendo: sono stati chiusi gli sportelli più piccoli, che hanno in media 3 dipendenti, che hanno in media 500 persone depositanti e 260, aggiungo solo, richiedenti credito, e che come mole di lavoro hanno una mole di lavoro media, ovviamente, di 5 milioni nei depositi e di 10 milioni di euro nella cessione, insomma, nei crediti, nella fornitura di crediti. Quindi sono piccolissime sotto tutti i punti di vista, non solo sotto il punto di vista della forza lavoro impiegata, ma anche della mole di lavoro. Allora, ci diceva questo, ma ci diceva anche che, e lo ricordava, non voglio sbagliare i nomi, ma Federico Di Marcello, che sono state chiusure che hanno riguardato sportelli che avevano vicino a tra 5 e 15 km, quindi ovviamente Di Marcello diceva prima i chilometri erano solo 5, adesso stanno diventando 15, quindi stanno crescendo, però certamente comunque in realtà relativamente vicine, anche se in certi luoghi può essere un po' più impervio andare, ma comunque avevano sportelli riceventi dello stesso gruppo bancario o di altro, generalmente dello stesso, ma non sempre dello stesso, vicini. Ma ci sono poi altre due valutazioni che sono state fatte con alcuni dati di ricerca sempre pubblicati nei quaderni di economia e finanza della Banca d'Italia. È sempre dello stesso periodo del paper di Conio Garrì, che abbiamo ricordato sia l'IRES che io. È nel dicembre 2019, quindi siamo pre-pandemia, e si guarda ancora alla riconfigurazione territoriale del sistema bancario, e viene fuori da questa analisi che la probabilità di chiusura di uno sportello bancario è più elevata non solo per quello che dicevo prima, le filiali piccole da tutti i punti di vista, non solo, anche il numero di depositanti, il numero di persone che chiedono credito, volume dei lavori, ma anche, questo è molto importante, in questa ricerca veniva fuori così, ora io poi ci saranno molte realtà diverse, ma più elevata chiusura nei contesti dove ci sono meno imprese piccole. Questo sembra quasi un po' contraddittorio rispetto a quello che diciamo oggi. In quei contesti, aggiungo, dove la banda larga c'è, è più diffusa. E per le banche che hanno investito di più in servizi online e in ICT. Se questo era vero nel periodo pre-pandemia, ripeto, questo paper è del dicembre 2019, pare sia confermato da un paper successivo del febbraio del 2020, quindi poco successivo, in cui si è visto, guardando a tutte le chiusure di sportelli, che sono state più intense per quelle banche in quei territori dove c'era precedentemente
alla decisione di chiusura, una diffusione di servizi bancari online presso la clientela molto più forte. Allora, io butto lì queste cose. Non so, voglio dire, c'è ancora da lavorare, probabilmente il fatto che Iris voglia andare avanti su questa ricerca, io lo trovo estremamente interessante e importante, importante per la FISAC, importante per i sindacati in generale, ma io direi importante per tutti per valutare queste cose. Però io credo che qui ci sia da tenere presente un po' un problema che rimanda un po', per certi versi e in certe realtà, al problema dell'uovo e della gallina. Cioè, nel senso, siamo sicuri che queste riduzioni di sportelli sono sempre state dovute all'abbandono di un'attività poco redditizia? Certamente, questo è stato vero, ma probabilmente in qualche caso, e qualche paper della Banca d'Italia sembrerebbe dimostrarlo, sono state anche giocate sulla presenza di una diffusione precedente alla chiusura di una realtà che poteva affrontare quella chiusura avendo vicino delle cose. Allora, ma torno al punto, pressioni esogene, scelte endogene. Sulle pressioni esogene non ci possiamo fare niente. Non ci possiamo fare niente nessuno, se non forse quello che Monaco ci ricordava poco fa, una politica che incentivi anche la presenza di servizi nei territori più marginali, secondo la strategia che l'Agenzia per la Coesione Territoriale sta portando avanti da anni e che ben conosco. Sulle scelte endogene invece possiamo fare molto, e il sindacato può fare molto, no? Può fare molto, credo che l'esempio che ora dico il nome giusto, che Andrea Monti ci ha ricordato prima, no? Di un sindacato combattivo che porta, ma può fare molto per fare scegliere bene, aiuto, se rotta chiusa qualche porta, scusate, perdone, per fare scegliere bene all'istituto bancario del quale si sta trattando, quali chiusure fare, quali realtà chiudere. Come avete detto tutti, chiudere uno sportello dove in una città, in un quartiere ce ne sono tre, è molto meno pericoloso per la società, per il credito, per le piccole imprese, per la cittadinanza, che non chiudere uno sportello a Castelnuovo Garfagnana, come si citava prima. Ecco, su queste scelte endogene si può lavorare, sul contrasto del processo no. Un punto residua, e questo è stato citato nel paper dell'IRES, e su questo secondo me mancano ancora evidenze. È vero che il dibattito accademico, scientifico, diciamo così, delle scienze sociali ha oscillato tra quelle due versioni che ci venivano ricordate da Enrico, cioè, diciamo, la presenza dello sportello bancario aiuta la crescita di quel territorio, o viceversa, diciamo, non è l'effetto della crescita di quel territorio. Io credo che possa, anche perché ho un po' di esperienza nel settore, per insomma, un ruolo che ricopro, che possa la banca esercitare un ruolo attivo e fattivo per l'irrobustimento della crescita di un territorio, ma ad alcune condizioni. E sono condizioni non facili, non facili. Molti dei nostri istituti bancari non sono così ferrati nello svolgere questo ruolo. Anche perché nel nostro paese noi abbiamo solo banche commerciali, noi non abbiamo banche di investimento, noi non abbiamo venture capital. Allora, qui il problema è che tipo di lavoro deve fare la banca. E mi voglio rivolgere, in chiusura di questa prima tornata, al bellissimo intervento di Lara Giovani, che parla del mondo delle BCC. Ecco, quello è un esempio abbastanza significativo. È vero, Lara ha ragione, le BCC hanno avuto una storia, è nel loro DNA originario, di relazioni molto strette e significative
con le forze locali, con gli imprenditori. C'è anche quella, io sono una sociologa, c'è anche quella contiguità, no, tra le persone che si incontrano al bar, che si incontrano al circolo dell'Arci, che si incontrano in chiesa, che si incontrano per la strada, che rende le relazioni molto facili e la vicinanza molto stretta e quindi la conoscenza del territorio, anche dal punto di vista economico, molto più raffinata, e sono quelle informazioni soft di cui si parla nella letteratura, che spesso non sono fruibili, non sono possibili per una banca che ha la testa molto lontano e non ha sportelli nel territorio. Però il settore delle BCC è quello che ha avuto il tasso maggiore di non performing loans, non dobbiamo dimenticarcelo. Cioè, noi abbiamo avuto nel passato, lo sappiamo molto bene, un grosso problema di crediti deteriorati, di crediti che non sono più esigibili, no, quelli che appunto chiamiamo NPL, non performing loans. E nel settore delle BCC questi sono stati, diciamo, in relazione al volume d'affari, molto superiori rispetto ad altre realtà. Allora, queste relazioni col territorio sono ambivalenti. Possono essere soft informations che aiutano la crescita di un territorio, così come possono portare invece al deterioro, a usare, diciamo, delle relazioni in maniera non particolarmente corretta. Allora, il tema è complicato, la presenza dei servizi finanziari nei territori è importante, però bisogna anche guardarlo con un po' di, consentitemi di usare la parola, laicità, che ovviamente un sindacato che deve tutelare anche gli interessi dei lavoratori, lo comprendo molto bene, ma in certi momenti magari, insomma, un pochino di meno. Scusate la provocazione, ma voglio anche invitare al dibattito. Grazie a Franca Alacevic. Beh, mi ha messo Maurizio Beotini, segretario della CGL della Toscana. Da Franca Alacevic mi sono quanti elementi che potrebbero aprire un'altra decina di webinar del genere a seguire, diciamo così, come stimoli e come riflessioni. Qual è la sua riflessione, Maurizio? Beh, intanto sicuramente i fattori coinvolti sono molteplici, non sono monodirezionali, e quindi gli approfondimenti assolutamente non peregrini, insomma, per la comprensione scientifica e politica della questione. Io rimarcherei però una serie di questioni di fondo dove mi sembra ci possa essere convergenza. Solo forse no, io credo ogni tanto andare contro il mulino a vento serva rispetto anche alla presunta ineluttabilità, perché noi diamo per scontato, certo ci sono processi di centralizzazione in tutti i settori industriali e finanziari. Questi processi di centralizzazione, accentuati anche da cambiamenti tecnologici, bisogna riflettere se la politica, le scelte degli stati hanno un ruolo o sono quasi un dato di natura. Ecco, questa è una riflessione che investe anche il ruolo della politica e della possibilità delle organizzazioni politiche sindacali di costruire un pezzo di storia. Se non si costruisce, non si può intervenire, noi come effetto concreto abbiamo la svalorizzazione della politica, o dove si decidono, si discutono, si fanno discutere all'opinione pubblica soltanto questioni marginali, ma sulle grandi scelte queste non hanno titolarità. Faccio questa considerazione non solo sui processi di concentrazione di oligopoli e di monopolio, insomma, nella storia economica, nella storia politica delle nostre tradizioni, questi sono temi interrogati e dibattuti e conosciuti, insomma. Ma più vicino a noi, perché non ci deve essere più un sistema? Perché le banche pubbliche non devono esistere più? Perché non c'è quell'attivazione delle banche come in altre realtà mondiali? Perché la leva degli investimenti rispetto ai depositi concretamente a garanzia può essere una volta un asset dove a uno a n elevato all'infinito?
Questo produce dei processi, questo l'ha deciso la politica a partire dall'America, non solo conservatori, anche il periodo Clinton, ma questo ha degli effetti. Quando noi ragioniamo della finanziarizzazione dell'economia o i rischi dell'aumento esponenziale di triliardi di dollari in questo ambito, e questo distrugge anche l'economia reale e la vita di ciascuno di noi, l'ha deciso la politica, l'hanno deciso i governi. Quindi anche sulle grandi scelte fare Don Chisciotte non è male, perché altrimenti noi ci limitiamo al fatto che non ci sono alternative rispetto a ciò che ci viene presentato come inevitabile. Questa è la prima riflessione, insomma, che non è solo metodologica, è brutalmente e squisitamente politica, insomma, se vogliamo essere soggetti di trasformazione, di resistenza e di trasformazione. Le altre due osservazioni è che noi, nel nostro paese, ma non solo, che la discussione, le puntualizzazioni di merito di Franca sono assolutamente legittime. Rimane però un dato che noi siamo dentro un processo di polarizzazione sociale e territoriale, fortissimo a livello nazionale, forte anche a livello toscano. Su questo duplice processo di polarizzazione cresce anche una risposta di comunità che si sentono abbandonate, pur non essendo povere, che non trovando una risposta, diciamo così, democratico e progressista nella rappresentanza politica, si volgono alle forze Fratelli d'Italia e Lega. E questo vale sia per le ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna, sia per le recentissime elezioni in Toscana. Il fronte democratico, lo dico così, non dico nessun altro aggettivo, non voglio fare una discussione politologica, insomma, quello che contrastava il centrodestra, l'azione leghista, vince soltanto grazie ai voti di Firenze e Prato, un po' di recupero al Livorno e Siena, ma nelle aree interne, marginali, come le vogliamo definire, è ampiamente vittorioso. Questa è una questione di grande rilevanza. La tensione, le scelte economiche, se noi proseguiamo con questa polarizzazione senza rappresentanza, lo scenario, la ricaduta sul piano delle scelte elettorali e quindi quali saranno le forze che governeranno, sono scritte, come dire, nella pietra. Quindi c'è una questione economica, ma c'è una questione anche politica enorme, politica enorme. Tra l'altro, questo senso di polarizzazione centro-periferia non riguarda soltanto le aree interne marginali, perché anche le cosiddette aree centrali, la metropoli della Toscana centrale, un conto è Firenze, un conto è Firenze, la cintura di Firenze, un conto è Prato, un conto è Pistoia e un conto sono le zone periferiche della metropoli della Toscana centrale. Così come la stessa costa, che non è sicuramente area interna marginale, non si è ancora ripresa dalla dismissione, svendita del sistema delle partecipazioni statali, e questo ha prodotto anche, ripeto, anche dal punto di vista dell'implosione dei sistemi di relazione istituzionale e politica, prima la vittoria dei 5 Stelle al Comune di Livorno e poi la vittoria in un comune a Livorno provincia come massa e poi Pistoia, di esponenti diretti della destra sociale, cioè della tradizione MIS Alleanza Nazionale. Ecco, anche qui non lo dico moralisticamente, lo dico come valutazione complessiva. Detto questo, c'è anche un processo che a me questo sembra emerga dalla considerazione che tutti i compagni della FISA che deve dire si facevano. La Toscana è avviata da tempo una marginalizzazione rispetto alle grandi scelte nazionali europee. In Toscana noi corriamo il rischio che non ci siano più i centri dove si decidono le scelte regionali. Se io dovessi brutalmente dire qual è il senso che ci sta dentro
La storia della nostra regione, l'asse bancario Mezzadride, da prima metà dell'Ottocento, insomma, il sistema bancario ha sempre svolto un ruolo di autocentratura, con tutte le distorsioni, questo è stato giocato anche contro lo sviluppo industriale della regione, insomma, ma non voglio fare storia della storiografia sulla Toscana, della storia economica toscana. Ma quello che si avverte è la marginalizzazione della Toscana nelle grandi scelte. Le recenti, l'IRPEF lo dice in maniera esplicita, dire Sigigelli lo diceva da tempo. In Toscana non abbiamo mai recuperato le ore di lavoro perse nella crisi del 2007-2008. La Toscana non andava, l'IRPEF non aveva la necessità politica, diceva luci e ombre, no, non erano luci e ombre, erano moltissime ombre rispetto a quale fosse. E dietro questo impoverimento del tessuto produttivo, economico e così via, di pari passo un processo di marginalizzazione. Guarda, faccio un esempio. La stazione dell'alta velocità di Santa Maria Novella. La scelta nazionale e la scelta di ferrovie era il puro sottoattraversamento. Non era la stazione. Il collegamento e così via, liberare i binari di superficie e così via. E la Toscana, quindi, come attraversamento, mette di flussi, ma non autocentrati. E questa è la grande questione che la politica regionale, e anche nome CGIL, Samuele degli attori, hanno di fronte. Non soltanto le polarizzazioni dentro il territorio regionale, sociali e territoriali. Ma la regione toscana, la Toscana come regione d'Europa, spinta verso una marginalità nelle grandi scelte. La riflessione che ci siamo fatti è molto interessante, e ancora ringrazio Daniele, Gianfranco, la Fisac e Dires e tutti gli interlocutori, ci dice questo. Noi non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo rassegnarci a queste tendenze, alla polarizzazione, alla marginalità. Questa riflessione è molto interessante per rendere più complessa. Io sono totalmente d'accordo sulle osservazioni, ci fanno spingere a affinare, ma il dato di fondo, come dire, resta e riguarda tutta la società sociale, sindacale e politica della nostra regione. Grazie Maurizio Brutini della segreteria della CGIL della Toscana, della segreteria nazionale della Fisac, della CGIL, la segreteria nazionale Susi Esposito. Ragionavamo prima del fatto che le spaccature del nostro paese passano, come dire, tra campagna e città, ma passano anche tra nord e sud, e in qualche modo, prima infatti io, la professoressa Lace, che naturalmente mi ha bacchettato subito, ho usato in maniera impropria il termine desertificazione, ma in realtà l'ho mutuato da un saggio del professor Livi Bacci, collega emerito Unifi naturalmente, che nel caso del sud usa proprio questa espressione desertificazione del sud. Ora naturalmente è una parola forte, eccessiva e forse anche appunto fuori luogo, come ci richiamava la professoressa Alacevic, però Susi Esposito, per quello che riguarda, come dire, l'impoverimento di territori nel momento in cui vanno via sportelli bancari o servizi sanitari, scuole, trasporti, eccetera, eccetera, è una questione grave e la decliniamo per questo in più modi, diciamo così, naturalmente. E a proposito di pandemia, ovviamente molto citata in questi momenti, c'è la questione delle disuguaglianze ampliate, delle forbici che si allargano in questo momento storico. Susi Esposito. Sì, ringrazio anch'io la Fisac Toscana e Daniele Quiriconi per l'invito. Beh, di desertificazione, come dire, nel sud c'è una desertificazione anche produttiva molto forte, che è un po' diversa da quella che è l'abbandono di alcune aree da parte del settore del credito. Devo dirvi che, essendo io meridionale di Napoli e quindi molto attenta a tutte le vicende che riguardano il mio territorio, quindi mi sento molto vicina alle aree interne rispetto alle problematiche, purtroppo devo dire. In un vecchio convegno di qualche anno fa che abbiamo fatto in Fisac, dicevamo che l'abbandono dei territori e del territorio che si è sviluppato poi nel sud del paese
si stava allungando lungo tutta la penisola arrivando al centro Italia e di fatto purtroppo, dico purtroppo ci siamo. Ma io farei un ragionamento di questo tipo perché è evidente che l'abbandono di presidi industriali, ma l'abbandono proprio di territori, poi porta con sé un divario e porta con sé delle disuguaglianze, cioè è tutto collegato. E quindi io partirei da un concetto che oltretutto in tutti i talk show lo sentiamo dalla politica, lo sentiamo molto forte dal sindacato, soprattutto dalla CGIL, però credo che sia, come dire, forse uno degli attori che lo dice convinto. Noi abbiamo un problema che ce l'ha dimostrata con tutta la sua forza la pandemia. Che noi abbiamo fino ad oggi vissuto in un modello di sviluppo che prevedeva il mercato come unico regolatore. Perché è quello, che tipo di modello di sviluppo vogliamo perseguire? È evidente che se quello è il principio, è il mercato e quindi il profitto inteso come solo come PIL o come reddito piuttosto che come margine operativo lordo, così come parlano le banche, è evidente che l'altro PIL, che poi fa crescere anche quello economico, ma è che riguarda il benessere delle cittadine e dei cittadini, non viene tenuto in considerazione. Ora, io mi leggo così anche a tutta la discussione che stiamo facendo sul PNRR, perché quando mi sembra di capire che dal Conte 2, dove c'era per esempio un investimento, è uno dei dibattiti che abbiamo fatto, è stato quello sulla sanità territoriale, il caso Lombardia, non c'era più la sanità territoriale, era tutto. Dopodiché vedo uno spostamento di risorse dalla sanità territoriale, dalla medicina territoriale alla telemedicina, che per carità di grande importanza e grande livello, ma è un segno diverso. Ora, anche in questo PNRR, dove ci sono tantissime risorse, dove c'è un'occasione assolutamente da non perdere, c'è il dato culturale, il pensiero che sei, che, come dire, che leggiamo all'interno del PNRR, è ancora un mercato che si autoregolamenta, però, Non è che abbiamo un nuovo modello di sviluppo. Poi è evidente, bisogna che, come dire, ci si costruisca intorno, non solo, come dire, si coinvolgano le parti sociali, cosa che non è avvenuta, ma nemmeno per il Parlamento è avvenuto, ma credo, e lo ricordava il segretario della CGIL, che c'è bisogno di costruire rispetto a tutto ciò una consapevolezza collettiva. Una consapevolezza che prova a trasformare alcune cose. Perché? Perché, e qui poi entra in gioco anche la politica, e quindi le aree interne, e quindi qual è il modello che noi stiamo perseguendo di sviluppo, e anche di evitare la marginalizzazione di alcuni territori, e che ci sono progetti a lungo e medio tempo che molto spesso non sono collegati a quello che intende la politica, perché la politica ricerca il consenso immediato. Ecco perché, come diceva Monaco, ci sono tante risorse, ma molto spesso quelle risorse sono a fondo perduto, perché il consenso lì lo si costruisce avendo una progettualità, e invece, come dire, la politica ha bisogno del consenso immediato. Voglio dire, per quanto riguarda tutto il settore bancario, è vero che ci sono delle, lo ricordava la professoressa, delle pressioni endogene. Tutte le direttive europee comunitarie sono pressioni endogene fortissime, che quando i costi di compliance sono così alti, è evidente, come è successo nelle BCC, che al di là della riforma, una delle ragioni sono anche i costi di compliance, che sono talmente forti che hanno bisogno di inserirsi. Però il ragionamento è che non ci sono poi anche quelle delle scelte. Allora, noi siamo di fronte, al di là delle pressioni endogene, ad un modello di business che è completamente cambiato dalle banche. Perché le banche stanno perseguendo, stanno abbandonando quello che era il loro ruolo, che era quello di banca commerciale, di accoglienza. Io vorrei ricordare anche
che la presenza di uno sportello bancario, perché qui non se ne è parlato, ma c'è, perché non è che c'è al meridione, c'è in Italia, è anche presidio democratico, è anche presidio rispetto all'illegalità che ci può essere rispetto, come dire, anche a come dire, prestito in denaro che non viene effettuato dagli enti preposti, diciamo così. E dicevo, quindi le banche stanno. Allora, il problema è che le banche stanno abbandonando il proprio ruolo perché stanno rincorrendo, come si dice, sono settori, sono imprese industriali, stanno rincorrendo, come dire, il profitto immediato. Però le banche hanno un ruolo in questo paese, non sono semplici industrie per quanto mi riguarda. Le banche hanno un ruolo di anche accompagnare anche la crescita di un paese e lo devono svolgere questo ruolo. E qui entra però anche in campo il governo su quale ruolo vuole avere, perché così come in Italia manca da tempo, diciamo da tempo, che manca una progettualità e un coordinamento delle politiche industriali, in Italia manca un coordinamento anche delle politiche finanziarie e creditizie. Perché molto passa per le banche, molto. Per esempio, durante tutta la pandemia, dalla cassa integrazione ai prestiti, ai mutui bloccati, eccetera, che controllo c'è stato rispetto a risorse comunque pubbliche che passavano per le banche? Ogni volta che si parla del sistema creditizio sembra che si parli di altro. Questo non significa che lo Stato deve intervenire, deve essere, però come elemento regolatore sì. Perché noi siamo ormai in società in cui, come dire, la politica è stata sopravanzata dalle forze economiche. Ecco perché il mercato è diventato molto più forte di quello che è il benessere e il rapporto tra la politica e i cittadini, quello che deve essere il giusto rapporto rispetto al ruolo che devono avere anche le banche. Io credo che in tutto questo c'è il difetto italiano. Il difetto è che anziché andare ad investire, dove è faticoso, ripeto, a medio e lungo termine, in quelle aree che potrebbero poi produrre con una serie di leve che non sono soltanto quelle del mercato creditizio, del settore creditizio, ma con la leva fiscale, piuttosto che con la leva degli investimenti pubblici, la possibilità di far crescere un luogo, di migliorarlo, di creare delle attrattive di quei luoghi, si pensa invece di abbandonarlo. Noi siamo di fronte ad un cambiamento anche delle modalità di lavoro. E questa Italia, questo nostro paese, ha tanti problemi anche di dissesto idrogeologico, per esempio. Allora, anche rispetto a questo, lo smart working, per esempio, al di là di tutta la discussione che c'è, va bene, non va bene, ma può portare molte persone a pensare che lavorerebbero in 2 o 3 giorni a settimana in smart home e potrebbero tranquillamente pensare di abbandonare la città, dicendo per esempio il traffico, l'inquinamento, avendo una vita anche migliore. Ma se non ci sono investimenti strutturali forti in queste aree, che passano dalla connettività a tutto, cioè internet oggi è il telefono dopo il 46, eh. Cioè, bisogna che si investa da questo punto di vista, perché devono diventare, perché è vero, non sono marginali perché non sono centrali dal punto di vista dei trasporti, della sanità, della pubblica istruzione, eccetera, ma sono anche zone ricche. Cioè, noi siamo, come dire, il paese dei 1.000 comuni, dei 1.000 borghi, cioè non è possibile che non si costruisca che non si abbia un'idea di far crescere così tutta l'Italia. Non può crescere solo una parte. Si sta continuando sulla stessa. Bisogna cambiare rotta perché non va bene. Come dire, possono sembrare anche, come dire, oggi non sono, paradossalmente possono sembrare non attuali.
le cose che io dico, ma bisogna provare, io sono d'accordo con il compagno della segreteria, bisogna provare a tentare di trasformarlo questo mondo, perché quello che abbiamo lasciato non è bello. Non è bello, ha creato una serie di diseguaglianze, una serie di divari economici, moltissime povertà. C'è tanta povertà, tanta marginalità sociale che non è più, che non si può consentire un paese avanzato quale è quello dell'Italia. Quindi credo che sia questo. Dopodiché, poi, ripeto, c'è un ruolo della politica forte e poi c'è un ruolo che poi bisogna che si costruisca nel paese, perché queste risorse, guardate, sono un'occasione da non perdere. Però non perdere significa invertire la marcia e dare anche un'idea di paese che è diverso. Il nostro è un paese, come dire, vecchio da sotto certi punti di vista, non capace di competere. E la competizione dopo la pandemia si farà su queste cose qui. Allora, non è possibile che cioè, la velocizzazione, come dire, riportare l'Italia ad essere un paese che corre, non passa attraverso soltanto la semplificazione. Passa attraverso, come dire, investimenti veri, duraturi e seri, che dobbiamo tentare di mettere a frutto in questi giorni, perché noi oggi siamo di fronte anche a questo, ad un'Europa che sembra un'Europa sociale, dico sembra, perché io non so se alla fine, quando i paesi più forti europei troveranno un loro equilibrio, non so se ritorniamo all'Europa dell'austerity. Non ne sono ancora convinta. Come dire, è il futuro che ci si apre, che anche lì bisognerebbe cambiare e fare in modo che l'Europa resti amica come quella che si è dimostrata, diciamo, in questo ultimo tempo. Susi, grazie. Susi Esposito. In Toscana in questi ultimi giorni, qualche giorno fa, per la verità, abbiamo parlato di Galliano, che è una frazione di Barberino del Mugello, nota perché lì non arriva nemmeno il telefono, cioè i cellulari funzionano male, non c'è internet, e in qualche modo è venuto alla ribalta delle cronache perché Netflix ha deciso di girare lì lo spot promozionale di un suo film d'animazione, quindi come dire, è stata sollevata la questione, sono stati visti come dei marziani in qualche modo, mentre invece il problema infrastrutturale è un problema molto diffuso in molte aree del paese. Sono le 12:30, siamo andati un po' lunghi, però ci eravamo promessi un secondo giro. Sarò severo, vi do 2 minuti a testa per delle conclusioni finali. Franca Lacevic non è abituata, Franca Lacevic. Prima di 40 minuti non finiscono le premesse, diciamo così, ecco. Per cui, no, sto scherzando naturalmente, però avete veramente tante cose da dire e abbiamo sentito per nulla rituali o retoriche o prevedibili. Per cui è stato straordinariamente interessante, è stato un confronto vero, diciamo così, non di maniera. Però Monaco, io mi affido a lei perché le cose che abbiamo sentito sono tante. Una considerazione a chiudere per lei veramente 2 minuti. Però accendendo il microfono, mi raccomando. Sì, mi sento molto, sono molto d'accordo con le cose che ho sentito durante la discussione, in ultimo anche le osservazioni che faceva Susi Esposito. E penso che invece questi ragionamenti siano molto attuali, perché possiamo dire che noi abbiamo assistito con questa pandemia ad un grandissimo fallimento, il grandissimo fallimento dello Stato minimo. Chi ha avuto capacità, i paesi che lo hanno avuto, pensa alla Nuova Zelanda, l'Australia, qualche paese anche, ha avuto la capacità. Teniamo fuori i paesi, diciamo, che sono gestiti in maniera autoritaria, ma anche quelli che hanno forme anche di democrazia. Chi ha tenuto botta e ha avuto la capacità di, con l'azione pubblica dello Stato, di impostare, fronteggiare, risolvere i problemi, diciamo, della pandemia fino al vaccino, è riuscito meglio. È riuscito meglio ad affronteggiare la crisi ed esce prima dalla crisi. Noi oggi abbiamo una grande opportunità, quindi quest'idea è fallita. Non se ne parli più. Poi anche per il settore bancario ho sentito c'è un processo di, come dire, di accentramento, si va sui posti dove c'è occasione di creare valore economico, profitti in parte
è comprensibile, però dall'altro punto di vista c'è anche la necessità con un'azione pubblica di garantire il credito a chi ne ha bisogno. Questo è indifferibile. Ci sono tante forme, ci sono anche forme di finanza etica che fanno le imprese. Pensa alle azioni che fanno anche le fondazioni bancarie. In Lombardia, Fondazione Cariplo fa cose importanti per le aree interne, eccetera. E poi ci sono gli strumenti di supporto e le politiche. Nei fondi di garanzia si potrebbero mettere anche dei vincoli e delle condizionalità, no? Per chi utilizza queste risorse per il credito nelle aree interne. La condizionalità che tu non puoi utilizzare, puoi quindi dare credito a domande che provengano da queste aree senza che tu assicuri anche degli elementi di servizio, perché altrimenti non si può. Quindi le cose sono tante. Quindi lo stato minimo è fallito. Il punto è che dobbiamo modernizzare il nostro Stato e la nostra azione pubblica. Questa è la cosa fondamentale che mi sento di dire e su cui concludo. La Chiaro. strategia interna ha provato a fare questa operazione. È una modernizzazione che riguarda il centro, le regioni, anche gli enti territoriali. È un problema di capacità amministrativa. È un problema anche di coinvolgimento e di partenariato. È un problema anche di pensare alle politiche pubbliche insieme agli attori. Questo è un punto da cui non possiamo più tornare indietro, perché ritorneremmo in un caso in cui, come si dice, se tutto questo de denaro pioverà su strutture vuote, deboli, mal gestite, avrà sicuramente scarso effetto e produrrà un ulteriore effetto indesiderato di farsi risucchiare dagli interessi privati che stanno sempre lì. Infatti, non c'è Quindi alcun. o vinciamo la sfida della modernizzazione del settore pubblico, quindi riqualifichiamo l'azione pubblica, oppure rischiamo appunto di uscire dalla pandemia peggio di come siamo entrati. Grazie Monaco davvero, anche per aver rispettato i tempi alla perfezione. Franca Lacevic. Adesso provo a smentire Raffaele. Volevo dire una cosa a partire dal cambiamento del ruolo delle banche, no? Poi, per tanti versi sono molto d'accordo con Brotini, perché bisogna anche cambiare, diciamo, avere il coraggio di proporre delle cose diverse. Però intanto, siamo in questi pelaghi, noi è dagli anni 90 perlomeno che sappiamo con certezza che il ruolo delle banche stava diventando quello che diceva con molta chiarezza Di Marcello, un ruolo di commerciale basta. Ricordo un libro uscito per le pubblicazioni dell'MIT, ma fatto da un italiano, oltre che da una cerchia di colleghi stranieri, Marino Regini, che CGIL conosce molto bene, una persona molto vicina al sindacato, si chiamava From Tellers to Sellers, come il sistema bancario è diventato da un sistema dove i lavoratori facevano gli impiegati di banca a un sistema in cui facevano i venditori. I venditori, e sappiamo anche con quali incentivi le imprese li spingevano a vendere anche delle cose che erano poi delle vere e proprie, scusate la brevità, truffe nei confronti dei cittadini. Allora, noi è più di 20 anni che sappiamo questa cosa e che io devo essere sincera, cioè l'effetto dei regolatori nazionali e sovranazionali, intendo per esempio non la politica, che ancora ha molto da fare, ma per esempio la Banca Centrale, la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, è stato quello di spingere il sistema delle banche, da una parte è vero, a razionalizzarsi in modo, tra virgolette, produttivistico, ma dall'altra anche ad utilizzare questi fondi anche per gli investimenti. Ma le nostre banche sono in grado di gestire investimenti? Io credo che la stragrande maggioranza no, nel senso che non sono a valutare i progetti, cioè qui credo che Monaco mi capisca molto bene, perché l'Agenzia per la coesione questo doveva fare e fa. I progetti vanno valutati, vanno cogestiti, coprogettati, monitorati, no? Per cui questo, per investire in questi progetti, per fare diventare le nostre banche anche delle banche di venture capital, di investimento, Banca Etica lo fa. E ci sono altri fondi di equity che lo fanno, ma hanno le capacità, perché se le formano, per valutare questi progetti, che però sono tutti micro. Cioè, banche, progetti micro. E bene fa, e ringraziamo il cielo che esiste, e secondo me funziona benissimo.
ma noi abbiamo bisogno di spostare questo tipo di intervento anche su progetti meso e macro importanti. Chiudo dicendo, e poi c'è da sostenere in tutti i modi, in tutte le forme, l'infrastrutturazione del nostro territorio. Noi viviamo in Toscana e ho assistito da pochissimo a degli interventi, fra l'altro un convegno anche organizzato proprio da, credo, dal Centro Studi, ma comunque a Siena, dal Monte dei Paschi, e lo abbiamo sottolineato nel rapporto regionale dell'anno scorso sull'economia regionale della Banca d'Italia. Noi siamo in Toscana e abbiamo intere aree del territorio toscano, non è solo Galliano, tutta l'area del Senese interno, tutta l'area del Grossetano, dove non ci sono le infrastrutture, quelle delle ICT. Ma poi abbiamo anche problemi di infrastrutture di altra natura, dai trasporti, citava Brottini le ferrovie, alle strade, agli hub, insomma, senza le infrastrutture qualunque investimento anche nelle aree interne o anche nelle aree non interne poi finisce con l'essere poco. Credo che questo problema delle infrastrutture sia stato uno dei problemi per cui c'è una certa marginalizzazione della nostra regione, come diceva Brottini, e io concordo. Infatti, Maurizio Brottini, un'ultima battuta. Sì, riprendo il tema dello Stato. Io sono totalmente d'accordo. Lo Stato minimo ha fallito rispetto al mondo, rispetto al mondo che rappresentiamo, e la nuova centralità dello Stato la vedo su due temi. Un grande bisogno di protezione che viene da gran parte del mondo del lavoro e dei ceti popolari, non solo. E il ruolo dello Stato è anche un creatore diretto di occupazione. Ci sono riflessioni, discussioni, paradossalmente un po' l'aveva fatto Obama e un po' degli obiettivi anche di Biden. L'altra considerazione è quel senso di comunità che ha incrociato sempre la nostra discussione. Il senso di comunità, la resilienza non è un tratto individuale, ma è un tratto di un tessuto sociale articolato, insomma. Credo sia un aspetto importante, perché anche nella coprogettazione il ruolo da dare nella strategia delle aree interne alle comunità locali presuppone questa dinamica. E badate, questa è una grande scelta di fondo, perché noi abbiamo subito e viviamo un grande processo di atomizzazione e di individualizzazione legata anche alla precarizzazione e le ideologie di ciascun lavoratore e imprenditore di se stesso. Un senso di comunità che è una risposta ai territori collettivamente fanno, e anche la reintroduzione di dinamiche collettive rispetto alla implosione individualistica che la competizione internazionale, la globalizzazione e un'ideologia diffusa hanno portato. Quindi ruolo dello Stato e dimensione di comunità sono scelte non filosofiche ma anche politico-sindacali. È chiaro, grazie Maurizio. Susi Esposito, un ultimo minuto anche per te, Susi. Sì, grazie, non velocissima. Ma io credo che abbia ragione la professoressa quando dice che non abbiamo grandi banche di investimento. Obiettivamente c'è qualcosa nelle banche, ma è micro anche quello, cioè, quindi obiettivamente c'è. Cioè, ma non sono velleitari a questo punto da voler cambiare il modello di business della banca, però dico che un ruolo che sia quello di, come dire, che abbiano un ruolo anche nell'accompagnare lo sviluppo di questo paese, le banche lo devono avere, si devono prendere la responsabilità. Chiediamo loro un piccolo pezzettino, ma questo pezzettino va fatto. Devo dirlo, ma questo più parlando internamente, ma si parla anche alla politica in questo caso, che c'è un problema, c'è anche per il sindacato nel settore. Perché l'associazione di riferimento, la controparte di riferimento che abbi, non è la classica associazione in cui c'è le banche fanno sistema, ma in realtà poi ognuno va per sé. E quindi il problema vero è che chiedere ad ABI, per esempio, di impegnarsi e di dire, perché la dico così, in maniera molto semplice per capirci, ci sono dei territori, ci sono delle aree marginalizzate dove obiettivamente probabilmente sono poco redditizie,
per carità, con le infrastrutture, le leve, tutto quello che deve fare la politica, però si decide in questo territorio, cioè UniCredit, in quest'altro Montepaschi, in quest'altro Banco BPM, cioè mettere a sistema che, come dire, è un pezzettino che fanno tutti. Il problema vero è che l'associazione non è un'associazione che ha una visione d'insieme, ma sono tante banche che hanno deciso che stanno insieme solo per il contratto nazionale e che poi si fanno concorrenza tra loro, con la scusa di modelli organizzativi diversi. Ma il compito di un'associazione datoriale è anche quello di avere un'idea rispetto a come il credito complessivamente nel paese deve andare. Quindi questo è un lavoro che dovremmo fare e che dovrebbe fare anche la politica. Ecco perché riporto ad un coordinamento delle politiche finanziarie e creditizie nel paese in cui lo Stato, il governo, la politica dovrebbe avere un ruolo. Scusatemi, accendo anche io il mio microfono, soltanto per farvi i complimenti e per ringraziarvi per aver animato questa tavola rotonda in un modo veramente straordinario. Grazie davvero. Cristina, ci salutiamo. Vi Sì, auguro la cosa migliore, grazie naturalmente. mille a tutti. È stato un dibattito e un confronto davvero interessante, con degli interventi davvero molto, molto qualificati. Non avevo dubbi, ma molto interessanti. E vi saluto a tutti e vi ringrazio di tutto. Ringrazio chi ci ha seguito sul nostro sito, in diretta, sui canali social e vi saluto. Buona giornata. Arrivederci. Grazie ancora a tutti. Grazie, arrivederci. E a tutte. Grazie a tutti. Non bisogna.